Buongiorno, buon inizio settimana. Rieccoci insieme in diretta. Oggi iniziamo con una decina di minuti d'anticipo perché alle 12 andremo in collegamento a Palazzo Balbi per seguire la firma di un protocollo tra il governatore del Veneto Luca Zaia e la Guardia di Finanza. Il contenuto del protocollo riguarda i controlli ma anche il PNRR. Sarà sicuramente anche l'occasione per avere un nuovo aggiornamento da parte del Presidente Zaia su quello che è l'andamento della curva dell'epidemia da Covid nella nostra regione. I dati delle ultime settimane erano incoraggianti, anche dai territori arrivano notizie positive, si vede davvero la luce sempre più nitida in fondo al tunnel di questa quarta ondata, calano i contagi ma soprattutto migliora la situazione, la pressione negli ospedali della nostra regione, e proprio oggi scattano le nuove misure in fatto di Super Green Pass, ma anche le nuove misure per la scuola. Insomma, da oggi diciamo che inizia a delinearsi un nuovo panorama davanti a noi sul fronte della gestione dell'epidemia. È proprio una roadmap in qualche modo tracciata, lo possiamo guardare insieme con la regia da questo schema esplicativo che, diciamo così, riassume proprio quelle che sono le più importanti novità. Vediamo da oggi, 7 febbraio, appunto per le scuole, cambia la gestione in caso di quarantena a scuola, soprattutto per quanto riguarda le elementari, che vengono equiparate a medie superiori, quindi la DAD che scatta solo per i bambini non vaccinati dal quinto caso in su alle primarie e alle secondarie dal secondo caso in su, mentre fino a 4 casi i bambini possono rientrare tutti in presenza, salvo naturalmente i positivi, con l'obbligo di FFP2 e di automonitoraggio. Per nidi e scuole dell'infanzia tutti i bambini rimangono a casa quando in classe ci sono 5 o più casi di positività. Tra l'altro da oggi poi Green Pass illimitato con ciclo vaccinale booster, ovvero con la terza dose, per chi si è contagiato o è guarito dopo essersi vaccinato la validità è illimitata, per chi invece si è contagiato solo dopo la prima dose il certificato avrà una validità di 6 mesi. Altra tappa è quella dell'11 febbraio. Dall'11 febbraio non ci sarà più l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, restano invece obbligatorie al chiuso in bar, ristoranti, che vanno indossati solo quando ci si alza dal tavolo, dunque durante gli spostamenti, sempre invece in cinema e teatri, palestre e centri sportivi soltanto quando si sta nelle aree comuni, ma si può togliere durante l'attività sportiva. In treni, aerei, navi e su tutti i mezzi di trasporto resta obbligatorio indossare le FFP2. E dal 15 febbraio poi scatta la misura che tanto ha fatto discutere, che tanto sicuramente farà ancora discutere, ed è l'obbligo di Super Green Pass per i lavoratori over 50. Dal 1 febbraio è obbligatoria la vaccinazione per questa fascia d'età. Ebbene, adesso dal 15 febbraio per i lavoratori over 50 scatta l'obbligo di Super Green Pass, che, lo ricordiamo, si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. L'accesso ai luoghi di lavoro Super Green Pass è vietato, a chi non rispetta il divieto scatta la sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Ultima tappa, 31 marzo, termina lo stato di emergenza. Naturalmente il governo ha la possibilità poi di decidere se estenderlo e proseguirlo ancora. 15 giugno scade l'obbligo vaccinale per tutte le categorie di lavoratori. Ricordiamo poi c'è un settore, ed eccolo qui, che è quello delle discoteche. La data dovrebbe essere quella dell'11 febbraio. Riaprono le discoteche al 50%, perlomeno è quello, insomma, che sembra essere l'indicazione a livello nazionale. Si accede con il Green Pass rafforzato, quindi quello che si ottiene se si è guariti dal Covid o se si è vaccinati. Questa in estrema sintesi, insomma, la roadmap da qui ai alle prossime settimane. Io vedo collegata da Palazzo Balbi la nostra Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio. Seguiranno per noi, lo ricordiamo, tra pochissimi minuti alle 12 è atteso l'arrivo del governatore Zaia che firmerà appunto questo protocollo con la Guardia di Finanza. Non so se Ilaria riesce a sentirmi, io le cedo la linea per capire, insomma, un po' quelli che saranno i contenuti di questa conferenza stampa.
Vediamo Ilaria pronta per... Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Palazzo Balbi, dove a brevissimo... Pronto, mi sentite? Sì, Ilaria, vai pure. Mi sentite? Noi ti sentiamo, Ilaria. Ci troviamo qui a Palazzo Balbi, dove a brevissimo, alle 12, dovrebbe iniziare... dove a breve dovrebbe iniziare il punto stampa del governatore Zaia alle 12. Abbiamo già visto anche arrivare i componenti della conferenza stampa. Perché? Perché che cosa accadrà a brevissimo? Ci sarà la firma, la sigla di un protocollo insieme al comando regionale della Guardia di Finanza. Infatti abbiamo visto arrivare proprio poco fa il comandante, il generale Giovanni Mainolfi. Si tratta di una firma di cui ancora sappiamo poco, ma che dovrebbe essere la prosecuzione di un altro protocollo che è stato siglato poco tempo fa, ovvero a dicembre dello scorso anno, quindi nel 2021, sempre con la Guardia di Finanza in materia di scambio di dati e informazioni per quanto riguarda l'ambito sanitario, ma anche i controlli e il PNRR. E quindi questa la sigla di questo protocollo che dovrebbe avvenire proprio questa mattina qui a Palazzo Balbi tra il governatore Zaia, quindi tra la regione del Veneto e il comando regionale della Guardia di Finanza insieme al generale Mainolfi, dovrebbe essere proprio la prosecuzione di questo protocollo, visto che in questi mesi ha dato dei buoni frutti, dei buoni risultati. Ricordiamo l'importanza che hanno questi fondi del PNRR proprio anche in materia di lotta alla criminalità organizzata, ma è da tenere in considerazione purtroppo anche il rischio che possano esserci proprio perché ci sono questi fondi possano infiltrarsi le associazioni mafiose per cercare di appropriarsene, anche perché sappiamo che negli ultimi anni nel nostro territorio, in particolare per quanto riguarda il nord-est, le infiltrazioni mafiose si sono date non poco da fare. L'ultimo caso è quanto accaduto quest'estate a Bibbione all'interno del mercato, delle sagre, poi ancora il caso di Eraclea e poi anche il Padovano, ma non solo. Ne abbiamo visti molti, molti sono stati scoperti, in corso ci sono proprio in questo momento in Veneto processi. È una cosa importante, fondamentale, che il procuratore Bruno Cherchi ha voluto evidenziare spesso, soprattutto negli ultimi anni, quando ci sono stati questi duri colpi, questi colpi alla criminalità organizzata che si era infiltrata nei nostri territori, che non si tratta ormai più di infiltrazioni, ma di un vero e proprio radicamento che va affrontato. Il procuratore più volte ha lanciato questo appello proprio perché anche il nostro territorio ormai è diventato sede di radicamento proprio da parte di associazioni mafiose, come abbiamo anche potuto constatare noi stessi, soprattutto negli ultimi anni. Quindi è importante anche fondamentale in questo momento poter cogliere l'opportunità di poter presentare progetti che siano validi nell'ambito del PNRR, proprio come è successo, come abbiamo visto una settimana fa. Ci trovavamo proprio qui a Palazzo Balbi, dove c'era l'assessore regionale Roberto Marcato, che ha presentato i dati che sono stati raccolti negli ultimi mesi dal Comitato Tecnico Strategico di Veneto Sviluppo e che ha presentato ben 19 progetti industriali concreti per quasi 650 milioni di euro, puntando soprattutto su quella che è l'indipendenza energetica, questo a cui si vuole mirare. Perché? Perché l'indipendenza energetica della nostra regione ovviamente è fondamentale anche per poter sfruttare al meglio questi fondi, soprattutto in questo momento con quanto sta accadendo anche con il caro bollette. L'abbiamo visto nelle ultime settimane, abbiamo visto proprio ieri il caso eclatante delle piscine, oltre 500 piscine che hanno chiuso nel nostro territorio, nella nostra regione, in segno proprio di protesta contro il caro bollette.
Questo perché? Perché le piscine hanno ricevuto un colpo molto molto pesante dall'esplosione della pandemia. E dopodiché, nel momento in cui piano piano, molto lentamente rispetto ad altre attività, stavano ripartendo, si stavano rialzando, hanno ricevuto il colpo di grazia proprio con il caro bollette. Un esempio di bollette che ci hanno proprio fatto vedere, dati proprio alla mano, numeri alla mano, cifre alla mano, una bolletta dello scorso dicembre, dello scorso anno, che poteva essere intorno ai 13.000 euro, quest'anno è arrivata a 30.000 euro, dunque poco più del doppio, ma in questo modo, in questa situazione, la situazione non può che peggiorare. Quindi proprio nei giorni scorsi, prima di attuare questa protesta, hanno lanciato un forte messaggio al governo di intervenire tempestivamente per dare dei sostegni, altrimenti tutti gli impianti che ci sono nel nostro territorio, abbiamo visto proprio anche il territorio della Riviera del Brenta, i territori del Padovano, tantissimi hanno preso parte a questa iniziativa, rischiano di morire, anche perché non è possibile aumentare i costi, perché a quel punto ne pagherebbero le famiglie, e quindi di conseguenza l'unica soluzione che deve arrivare è dal governo. Così anche molti ristoratori che sono nel nostro territorio e che hanno deciso alcuni di attuare delle proteste in tal senso. Ad esempio il titolare di un ristorante di Mestre che ha deciso di far cenare i suoi clienti a lume di candela, proprio in segno di protesta. E allora, tornando a parlare dei progetti che sono stati, di questi 19 progetti che sono stati presentati proprio la scorsa settimana nell'ambito di quello che è lo sviluppo dell'energia sostenibile, questo va nella direzione più giusta. Tutti i programmi che sono stati individuati, oltre a rispettare le indicazioni del PNRR e le linee guida regionali, ovviamente mirano a realizzare due obiettivi che sono considerati fondamentali dal Comitato Tecnico Strategico per favorire la crescita del territorio veneto. Allora, uno che riguarda le attività ritenute strategiche per la regione e anche il progressivo raggiungimento di un'indipendenza proprio della nostra regione nella disponibilità di materie prime che stia alla base di tutta la filiera della transizione ecologica e dell'energia passa. Avevamo sentito proprio l'assessore regionale nel corso del nostro telegiornale, nel servizio che abbiamo realizzato quel giorno, in cui ha detto: noi i compiti per casa li abbiamo fatti, ora ci aspettiamo di vedere i risultati. E poi l'altro, che è il team economico e giuridico del comitato, che sta appunto nel frattempo completando un modello in grado di comprendere quali siano i settori che saranno maggiormente in grado di supportare la crescita del nostro territorio, valutando le ricadute economiche e occupazionali di ogni singolo progetto che poi verrà presentato. È uno step by step, ma le idee ci sono, i progetti in campo anche, e di conseguenza non si può che riuscire a arrivare a realizzarli. Nel frattempo sento del movimento, quindi probabilmente a breve arriveranno proprio i protagonisti di questa conferenza. Dunque, insieme al governatore Luca Zaia ci sarà la Guardia di Finanza con il comandante regionale, il generale Giovanni Mainolfi, che firmeranno questo importante protocollo, che, lo ricordiamo, è la prosecuzione di una firma già avvenuta lo scorso dicembre in materia di scambio di dati e informazioni per quanto riguarda il settore sanitario, ma non solo, anche il contrasto alla criminalità organizzata, i controlli e appunto i fondi del PNRR. È importante, abbiamo parlato del caro bollette, questo non è un momento facile, parleremo probabilmente il governatore, come spessissimo suol fare in questi punti stampa, tornerà a fare il punto per quanto riguarda la situazione Covid nella nostra regione, con i dati che stanno piano piano calando, con quanto ha detto anche la scorsa settimana, il 31 di marzo, con la fine dello stato d'emergenza, dovrebbe piano piano finire tutto, e dunque sentiremo anche quali novità avrà oggi da raccontare il governatore Zaia. Nel frattempo è arrivato invece anche
notizia da parte dell'URSS 3 Serenissima che tantissimo personale ha lavorato in maniera davvero incessante nelle ultime settimane proprio per far ottenere il Green Pass a tutte quelle persone che non riuscivano ad ottenerlo, i guariti, chi non si negativizzava, chi ha avuto difficoltà e quindi era bloccato, non poteva uscire nemmeno dopo la guarigione perché il suo Green Pass non era ancora attivo. Sono stati davvero migliaia i Green Pass emanati soprattutto negli ultimi giorni da parte dell'URSS 3 Serenissima, che ha lavorato davvero intensamente anche per poter creare meno disagio possibile all'utenza. Dunque anche questo è un aspetto importante che spesso è stato sottovalutato proprio per il fatto che ovviamente si pensa più ai contagi, si pensa più a quanto accaduto negli ultimi mesi con l'aumento, con tantissima diffusione del contagio, anche se meno forte dei mesi precedenti, però poi c'era tutta l'altra questione, la questione burocratica da affrontare e la questione anche dei tamponi. L'abbiamo visto più volte, le code che si sono verificate soprattutto nella parte iniziale, soprattutto intorno a dicembre e ancora con quanto poi avvenuto con le mancate emissioni dei vari Green Pass. Dunque piano piano ora dopo aver sistemato ad hoc anche le questioni tamponi, l'abbiamo visto quello che era ad esempio accaduto nell'URSS 3 Serenissima a Chioggia, si stavano addirittura creando dei forti momenti di tensione ed è per questo che attraverso il sindaco di Chioggia e attraverso il direttore generale dell'URSS 3 Edgardo Contatto si è deciso in pochissimo tempo, in una settimana, di aprire un nuovo punto tamponi proprio a Chioggia, situato nella zona del porto, proprio per cercare di sgravare anche il punto che si trovava invece all'ospedale, che stava creando non poche proteste da parte degli utenti e anche qualche episodio non tanto gradevole. Così anche stava succedendo a Mestre e quindi di qualche giorno fa l'apertura sempre di un nuovo punto tamponi, invece questa volta a Favaro Veneto, quindi proprio anche per cercare di dare respiro ai sanitari, a chi si trova a dover lavorare in questo momento non facile per quanto riguarda l'esecuzione dei tamponi. In questo modo, con queste nuove aperture, si è andati a sgravare sia il lavoro del personale sanitario sia anche le esigenze degli utenti che si trovavano invece a dover stare in coda ore, a non ricevere i risultati. Invece ora piano piano tutti i tasselli stanno tornando al loro posto. Dunque scopriremo anche che cosa ha da dire il governatore per quanto riguarda la situazione odierna del Covid. C'è poi da dire, tornando a parlare di economia, visto che appunto oggi qui a Palazzo Balbi c'è anche la Guardia di Finanza e di caro bollette, c'è una Venezia davvero sofferente, una Venezia che è stata pesantemente colpita. Il turismo veneziano è stato pesantemente colpito, tra qualche giorno inizierà il carnevale, però purtroppo non sarà un carnevale come quello che siamo abituati a vedere a Venezia, con le tante maschere, con la libertà di poter girare, ma anzi con tutte le restrizioni e le limitazioni del caso. Lo scorso anno è stato quello che è stato, con l'esplosione della pandemia il carnevale invece era iniziato, è stato poi invece interrotto a metà. Vedremo anche che cosa ci riserverà quest'anno, la voglia di festeggiarlo, la voglia di ritornare un po' alla normalità e di ridare anche un po' di normalità a quelli che sono i lavoratori del settore turistico è tanta, stiamo parlando degli albergatori, di tutte le persone che vi lavorano all'interno. Ecco, stanno arrivando il governatore Zaia insieme al generale Giovanni Mainolfi, comandante regionale della Guardia di Finanza, per la firma di questo protocollo che avverrà proprio a brevissimo. Buongiorno.
Intanto buongiorno, ben ritrovati, scusate per qualche minuto di ritardo, quanto abbiamo di ritardo? È tutta colpa mia, ma questa mattina è stata una mattinata intensa. Ringrazio il generale Mainolfi che è qui con me, perché oggi presentiamo un accordo che è unico a livello nazionale, possiamo dire che questa è una primogenitura nazionale, che nasce da una preoccupazione che non vuole essere ansia da diffondere nei territori, ma è quello di voler essere persone per bene. Voi sapete che io inaugurai ancora qualche anno fa, con quella famosa prima alluvione del 2010, l'idea di dire: se hai risorse, allora avemmo quasi 1 miliardo di euro di risorse, è giusto che ci sia una leale collaborazione tra le istituzioni dello Stato e si avvii un processo affinché le opportunità non si trasformino in avvisi di garanzia, in truffe, in sottrazione delle risorse pubbliche che dovrebbe essere oggetto di investimento, di creare occupazione, creare PIL, creare crescita nel Paese, e invece di far tutto questo vanno a finire nelle tasche di pochi, di delinquenti, no, poi di coloro che si comportano male e non rispettano la legge. Qui siamo davanti a una cosa unica. A me interesserebbe, e ringrazio il generale per aver accettato appunto di fare questo percorso assieme, siamo per primi, per cui lo stiamo anche collaudando, io un po' anche, come si può dire, la preoccupazione è che lo stiamo collaudando a livello nazionale e ci sarà l'Italia intera che guarda questa attività, perché stiamo parlando del piano PNRR, che non è una partita di noccioline, sono 229 miliardi di euro a livello nazionale, almeno 25 miliardi di questi a livello regionale. Pensate, in un contesto nel quale in Veneto fra l'altro si intrecceranno un sacco di risorse, perché abbiamo il PNRR, avremo le Olimpiadi, abbiamo un sacco di investimenti, ma PNRR, e voi vedete che stiamo già riscaldando i motori, si sente sempre più parlare di PNRR, abbiamo un tavolo aperto per i progetti, è stato presentato un primo pacchetto di progetti, ci sarà una selezione, ma il nostro obiettivo è far sì che questi 25 miliardi o quelle risorse che ci saranno, comunque la leva che queste risorse creeranno dal punto di vista finanziario, siano risorse che effettivamente vengano calate nei territori e prendano il corso della legalità e non dell'illegalità. A chi ci potevamo rivolgere? Alla Guardia di Finanza, per questo ho ringraziato il generale Mainolfi, professionisti nel fare attività di controllo, di predizione, di analisi dei dati, perché capite che la mole dei dati è paurosa, eccezionale, poi vi diamo anche un piccolo dossier in allegato in cartella stampa dove avete un po' di numeri, ed è quindi l'idea nella firma di questo protocollo di fare un percorso assieme, un percorso che faremo come istituzioni, che faremo a beneficio della nostra comunità e dei veneti, sempre nell'ottica della trasparenza. Guarda, io lo posso dire dopo 12 anni, cioè quando sono arrivato qui qualcuno diceva: Mazzaia sta chiudendo questa regione perché non si fanno più gli incontri, signor generale, diceva, non si fanno più gli incontri agli autogrill in ristorante. Io scrissi a tutti e dissi: guardate, se qualcuno avesse ricevuto dal Presidente della Regione, segnale motivo e viene in ufficio. Vi ricordate che mandai anche la lettera a tutti i dipendenti, non si va dicendo mi manda Zaia, perché io non delego nessuno andare in giro per gli uffici a dire mi ha mandato Zaia. E a tutti i dipendenti scrissi: ricevete in ufficio, fatevi una memoria e mettetela in cartellina. Non perché il nostro interlocutore sia un poco di buono, ma perché è giusto essere corretti, perché noi rappresentiamo 5 milioni di veneti e che da noi si aspettano legalità. Punto. Io dico solo questo. Quindi nel passare la parola al generale, lo ringrazio ancora, vi dico che per noi sarà una grande sfida, e chiudo, anche puntare a qualcosa di più, signor generale, non solo questi 25 miliardi, ma vedrete che ci sarà l'overbooking. Cosa significa? Che ci saranno delle comunità che non saranno in grado in giro per l'Italia di investire tutte queste risorse, quindi finirà alla fine che ci sarà un serbatoio, un salvadanaio nazionale, definiamolo overbooking, dove qualcun altro potrebbe andare a attingere. Noi con PNRR puntiamo, non con tutto rispetto, a pensare
alle sagre o altre attività, ma pensiamo a progetti di altissimo livello. Questa mattina ho incontrato la rettrice Mappelli dell'Università di Padova e tengo rapporti anche con gli altri rettori, con la rettrice Lippiello, piuttosto con il rettore Nocini, e già le università stanno sfornando idee progettuali di altissimo livello. Me lo chiedeva Tosato l'altra volta, forse l'RNA messaggero è uno dei grandi progetti che Padova sta seguendo, ma ci sono progetti nelle biotecnologie, nell'intelligenza artificiale, sto parlando in generale, ma anche nelle nostre imprese, e quindi è fondamentale che le risorse che sono della comunità siano investite in nome per conto della comunità, anche se passano attraverso canali privati come è previsto dal PNRR. Prego, signor Generale, grazie. Grazie Presidente. È un grande onore per la Guardia di Finanza avere l'opportunità di avere un governatore illuminato come lei, perché noi siamo, come lei diceva, i primi in Italia a sottoscrivere un protocollo che ha qualche cosa di innovativo e di rivoluzionario al tempo stesso. Innovativo perché ci apprestiamo a esplorare una nuova frontiera che è un po' una scommessa, che per una forza di polizia economica come la Guardia di Finanza ci deve portare sempre più verso la prevenzione e, se possibile, ci deve spingere oltre, andare verso la predizione. Per fare questo abbiamo dovuto creare in questi due anni di lockdown, ci siamo messi al lavoro, e quando si cominciò a capire che ci sarebbero state risorse che sarebbero arrivate dal governo centrale, agli inizi, a febbraio, quando si cominciò a parlare di pandemia, il PNRR non se ne sentiva ancora parlare. Quando poi si è capito che diventava realtà, allora la nostra idea iniziale è stata premiata, e quindi il fatto di essersi messo in avanti ci consente oggi di essere qui primi in Italia per proporre un nuovo modo di far sì che queste risorse, come ha detto giustamente lei, si trasformino in opportunità. Io dico ai miei collaboratori: signori, noi dobbiamo andare avanti con il nostro progetto, perché qui bisogna capire che questi 200 e passa miliardi non devono essere spesi e basta, ma devono costituire un investimento. E per far sì che siano un investimento, noi dobbiamo far sì che finiscano nelle giuste mani, finiscano in progetti seri, non finiscono nelle solite piccole banalità che traducono l'impiego di queste risorse in una spesa improduttiva. E poiché queste sono risorse che in parte bisognerà restituire, che ce li ha prestate, perché in fondo una parte è un prestito, noi dobbiamo investirli, perché solamente gli investimenti sono in grado di produrre redditi che poi consentono di ripagare gli interessi. Ma abbiamo anche un obbligo morale. L'obbligo morale è che questo debito lo contraiamo noi oggi, ma lo pagheranno le future generazioni, i nostri figli, le nuove generazioni, e un paese serio deve avere a cuore questa cosa. Ecco, noi Guardia di Finanza, quando ci siamo misurati su questa dimensione, lo abbiamo fatto in una maniera innovativa e rivoluzionaria. Quando un anno fa dissi: guardate che cosa succederà con i crediti d'imposta, fui facile profeta, perché quello che sta succedendo in Italia, è di ieri la notizia che Poste Italiane probabilmente ci rimette qualcosa come 4 miliardi e mezzo su questa partita. Insomma, noi rischiamo di impiegare queste risorse, di buttarle dalla finestra, c'è qualcuno pronto ad accaparrarle, però la collettività non ne avrà un'utilità, e noi questo lo dobbiamo evitare. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato avanti un progetto che ha già i suoi primi frutti con l'INPS, per esempio. Dell'altro giorno, lo dico in anteprima, ho costretto una parola che sa di poliziesco, quindi non vorrei essere frainteso, ho indotto le istituzioni che su questi temi devono impegnarsi, Cafoscari, l'INPS, Camere di Commercio, ad andare avanti, a darci una mano nella costruzione di questo percorso che ci consente di fare prevenzione e predizione.
Ci siamo focalizzati, abbiamo testato il nostro applicativo sulle compensazioni. Le compensazioni sono un espediente banalissimo attraverso cui si può non tirare un centesimo dalla tasca e formalmente onorare il rapporto debitorio che si ha con l'INPS. Ebbene, il giochino è semplicissimo. Questo ce lo dice l'applicativo che abbiamo creato, che è in grado di guardare l'enorme quantità di dati e di metterli a sistema e di tirarci fuori le eccezioni. E quindi siamo arrivati alla possibilità di intercettare le false compensazioni. Treviso qualche settimana fa ha contestato 30 milioni di crediti d'imposta, l'avevamo scoperto, l'abbiamo detto anche a qualcuno delle poste, guardate che vi stanno fregando. Perché se andate a vedere i cantieri non li trovate, trovate di carta, ne trovate quanta ne volete, e questi crediti sono stati immediatamente venduti alle poste, le poste li hanno resi cash e quindi hanno dato dei soldi a soggetti che di fatti li hanno trasferiti in criptovalute. E 110 questo, no? 110 non solo, ma anche il 90% sulle economine, sul bonus sisma, tutti i bonus sono finiti in quel calderone. E allora quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, perché poi in fondo c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica, lei era a Roma, perché altrimenti l'avremmo firmato addirittura prima questo protocollo, ero venuto appena in possesso, sempre dall'applicativo, di un dato che mi ha lasciato sbigottito. Il settore degli operatori edili nel Veneto conta circa 60.000 soggetti. Nei 2 anni di lockdown sono nati circa 7.000 nuovi soggetti, ne sono morti 5.000, ma la cosa diabolica che è venuta fuori è che dei 7.000 nuovi, sui 7.000 nuovi nati, ce ne sono circa 6.000, per l'esattezza ce ne sono 5.834, quindi questo a beneficio dei turisti, che hanno problemi con la giustizia. Quindi questo significa che in questi 2 anni si è creato qualche cosa di più o meno anomalo, e allora voglio essere più realista del re. Il mio applicativo mi dice un'altra cosa, mi dice guarda che tra i 6.000 nuovi nati che hanno dei problemi ce ne sono oltre 150 che hanno precedenti per associazione per delinquere di stampo mafioso. Allora questa è la concretezza e il senso di questo rapporto che noi oggi stiamo stipulando. Questo protocollo deve essere l'abbrivio che deve indurci come istituzioni a fare tutto quello che possiamo affinché queste risorse non finiscano dove non devono finire. La settimana scorsa avete sentito dalla stampa nazionale 440 milioni di euro di crediti d'imposta finiti nelle mani della criminalità organizzata. Ecco, io vorrei che il PNRR diventi uno strumento per far crescere il nostro paese e non uno strumento per farci espropriare di qualche cosa che graverà sulle nuove generazioni. Io sento forte, lo dico con una tensione interiore notevolissima, la responsabilità che ho rispetto al fatto che i miei figli, le nuove generazioni, non debbano subire le mancanze nostre. E noi in questo senso, con questo protocollo che oggi sottoscriviamo, vogliamo proprio dire noi ce la mettiamo tutta, abbiamo fatto di più, siamo gli unici ad averlo fatto, ci siamo fatti tanti nemici, ma questo non conta, insomma, a volte per fortuna non siamo in un periodo di eresia, altrimenti ci avrebbero messo anche a rogo, siamo in un paese che tutto sommato ci consente ancora di continuare a pensare. Noi l'abbiamo fatto con entusiasmo, abbiamo creato uno strumento che ci dà queste risposte e l'altro giorno per esempio facevo un'intervista con la Coldiretti per un convegno che si farà domani 8, che non posso partecipare perché sono altrove, e gli rassegnavo questi dati, dicevo signori guardate che cosa sta succedendo nella nostra regione, tutte le imprese, molte delle imprese agricole create ex novo da fusione o nuove costituzioni, di riffo di raffa, sono riconducibili a soggetti che hanno problemi con la mafia. E noi non possiamo consentirlo questo. Allora io stresso i miei collaboratori, perché questo applicativo
È un bambino che compirà, a proposito, dobbiamo spegnere la candelina del secondo anno il primo marzo, perché l'applicativo comincia, nasce il primo marzo del 2020, quando siamo andati in lockdown. Questo bambino di 2 anni mi dà già tutte queste risposte, la metafora mi serve per dire, poiché Price è un prodotto giovane, lo stiamo gestendo con tutta l'innocenza che si deve consentire a un giovane. Però al tempo stesso noi che abbiamo i capelli bianchi abbiamo il dovere di capire che quel bambino di 2 anni che ci parla, che ci sforna questi dati, ci sta dicendo qualche cosa di clamoroso che, guarda caso, inciderà su di lui più di quanto incide su noi stessi. Ecco, io mi fermerei qui. Grazie. No, io dico... È da applauso, anche perché vorrei anche ricordare, sì, che la prima volta che si è parlato di questo applicativo lei ne ha parlato qui. Sì, esattamente. Sembrava una buttata, oggi vedete i risultati, 5.800 e quante aziende nuove? 5.884, delle di quali 100... 200 hanno infiltrazioni di stampo mafioso. No. Quindi è meglio non dormire tranquilli. Ecco, io lascio una copia di questo a loro, che può essere utile. Ah. Questo è la rivoluzione che noi abbiamo fatto. Price. Cioè noi lavoravamo da questa parte sulla repressione, quando ormai poi erano scappati dalla stalla, lo Stato aveva speso i soldi, come è successo con i crediti d'imposta. Noi invece oggi lavoriamo da questa parte, se possibile lavoriamo sulla predizione. Price questo lo fa. Ecco, io questo lo lascerei, se in possibile farne... Sostanzialmente non si corre più dietro al ladro, ma si pensa... Ai ladri si fa la lettura del pensiero a colui che può diventare ladro. Io direi che passo subito la parola a voi per le domande del signor generale, prego, anche perché di notizie ne date tante. Prego, se vi presentate mi fate una cortesia. Questo lo mettiamo in cartella stampa. Buongiorno, Martina Zambondi, Corriere del Veneto. Generale, volevo chiederle... Mi metto gli occhiali altrimenti non lo vedo. Eccola, okay. Sì. Volevo chiederle come funziona invece la parte predittiva, ad esempio per quanto riguarda sia la partita del 110, dei crediti d'imposta, ma immagino anche del PNRR che si articola su bandi. Come funziona la prevenzione, allora, in questo caso? Questo applicativo fa una cosa semplicissima, ma nessuno l'ha mai fatto. Cioè, anziché ragionare sui dati, ragiona sulle informazioni che possono venire fuori da questi dati. E come faccio a trasformare i dati in informazioni? Utilizzando degli algoritmi. Algoritmi che sono costruiti sulla base di un'expertise professionale che io dopo 40 e passa anni mi posso in qualche modo permettere. C'è tutta la mia esperienza professionale qua dentro. Quindi sono in grado di correlare informazioni e informazioni, e 2 informazioni mi danno qualcosa di più di uno. 3 dati messi assieme mi possono dire qualche cosa che non esisteva. Vi faccio, parlo concretamente, così come mi è più facile. Nella questione dei debiti INPS pagati con carta, quindi onorati in maniera fasulla, che cosa avviene? Avviene che io scorporo un'impresa che ha in pancia un credito d'imposta che ho costruito fittiziamente, però, poiché ho fatto lo scorporo, un'altra azienda arriva e si incorpora la mia azienda, quindi si porta un credito d'imposta, avrebbe dei debiti, non li paga, li compensa con quel credito che, attenzione, è fatto fittiziamente. Che cosa fa il mio applicativo? Il mio applicativo intanto mi dice: guarda che ci sono 10 soggetti che in questo settore hanno fatto una scissione. Allora io vado a vedere se i 10 soggetti che l'hanno fatto, questo lo fa l'applicativo in automatico, se avevano un credito d'imposta. E scopro che non avevano un credito d'imposta. L'esempio che vi raccontavo prima, un soggetto che non ha mai dichiarato un centesimo, diventa oggetto di scorporo, un'azienda di Modena acquista questo ramo d'azienda e si porta dentro che cosa? Niente. È facilissimo nel passaggio da un soggetto all'altro, da una provincia all'altra, da una regione all'altra, creare un pezzo di carta fasullo, aggiungere qualche zero. E chi lo va a controllare? I sistemi non lo controllano. Price invece queste cose le controlla, perché Price mette a sistema tutti i dati.
Esempio del 110% di Treviso, Fasulli. Crediti Fasulli. Ci siamo accorti che c'erano gli albanesi, perché il sistema lavora non solo sull'anagrafe, nel senso che per me è importante sapere se tu sei un trevigiano, se sei un calabrese, se sei un cinese, se sei un albanese, perché io vado a guardare i fenomeni come si aggregano. Ci siamo accorti che c'erano un gruppo di albanesi che facevano sempre allo stesso modo, costituivano una nuova società, scorporavano il ramo che aveva il credito, lo passavano ad un'altra società albanese che andava alle poste e si andava a vendere il credito. Queste cose riusciamo a farle perché? Perché i dati sono stati trasformati, sono stati aggregati e noi abbiamo quindi una fotografia che ci dice guarda che gli albanesi stanno facendo qualcosa, se è normale va bene, perché sia chiaro, questo applicativo rispetta gli standard della privacy, rispetta l'assoluta trasparenza e di questo applicativo non devono assolutamente temere le persone per bene. In questo applicativo voi non troverete una persona, neppure per sbaglio, che non ha a che fare col mondo della giustizia. Viceversa voi troverete tutti quelli che hanno dei problemi. Reddito di cittadinanza, ci siamo accorti che a Treviso avete delle case molto capienti, c'erano 150-160 persone che risiedevano allo stesso indirizzo. Non è possibile questo. Ma come facciamo? Perché lo fa l'applicativo automaticamente, lui va a correlare tutti gli indirizzi. E quando si accorge che ci sono n indirizzi, beh, è evidente, quel fatto è una normalità. Allora noi prima di dire c'è qualcosa che è giudiziariamente rilevante, andiamo a verificare se è vero, si passa alla parte successiva. Ecco, questo significa prevenzione e questo significa predizione. Quindi l'applicativo è in grado di dirci prima ancora che il fenomeno si sia consumato, perché oggi, signori, la guerra che noi dobbiamo portare avanti, qui guerra ci si addice bene perché metaforicamente è importante visto che sta inquinando il nostro futuro. La guerra è far sì che le risorse pubbliche non finiscono nelle mani sbagliate, perché quando sono finite in quelle mani noi non le portiamo più a casa, non le portiamo più a casa. Tutto un lavoro che si sta facendo. Il Veneto negli ultimi 2 anni ha portato a casa 27 miliardi di euro di garanzie dello Stato nei vari decreti di storia e quant'altro, ha portato a casa circa 2 miliardi di euro di contributi a fondo perduto. Sarà un caso che la Guardia di Finanza del Veneto lo scorso anno è stata la più performante in Italia nel contestare indebite percezioni di questi contributi. Ma come facciamo? Non perché siamo più bravi, perché abbiamo avuto l'intuizione di creare uno strumento che lavorasse su tutte le basi dati disponibili. Ecco, questo poi è lo spirito del PNR, no? Perché io, sapendo che N ditte si apprestano a partecipare a una gara, se io lo so prima ancora che voi avete aggiudicato la gara, io sono in grado di darvi un warning. Poi la regione nella sua autonomia deciderà che cosa fare, il RUP farà quello che vuole. Sapere che ci sono certe aziende che hanno vinto una gara a Palermo per il green e vengono qui e fanno una gara per l'informatica e ne hanno fatto un'altra a Roma per l'edilizia, allora o questa è un'azienda globale che si occupa di tutto, è un'azienda che ha qualche problema. Sapere che esistono certe ripetitività, Price sta lavorando molto sui cartelli, io voglio capire chi sono i blocchi di imprese che partecipano a una gara. E se io faccio le interrogazioni banca dati per banca dati, ma io non lo capisco mai. Questo è il lavoro che c'è dietro questa nuova idea che ci è venuta. Spero di aver risposto alla sua domanda. Sì, quindi di fatto si arriverà a creare, è una brutta espressione, una lista nera o di soggetti a cui fare più attenzione da fornire, non so, all'Agenzia delle Entrate o all'Istituto di Credito che c'è di credito alle poste. Guardi, questi soldi vengono erogati. Questo è un problema che ha una risposta politica che non sta a me dare. Io ti posso rispondere dal punto di vista tecnico, la possibilità c'è, dal punto di vista politico poi ci sono altre implicazioni che si chiamano privacy, che si chiamano opportunità politica, queste sono cose che non devo valutare io, insomma. Però io tecnicamente le posso dire sì, noi ci stiamo andando in quella direzione e per certi versi ci siamo già. Altri ragazzi? Tosato, Mattino. Buongiorno. Una domanda circa la procedura di collaborazione con la Regione.
come pensa che... Grazie. Dicevo, una domanda circa la procedura di collaborazione con la Regione. Come pensate di lavorare poi in concreto in questa fase che lei ha detto comprenderà sia la prevenzione che la predizione, giusto? Certo, esatto. Non so, saranno dei gruppi di lavoro misti, ci sarà una consulenza ad hoc? Allora, ecco, non lo so. Gli articoli 3 e 4 della convenzione che tra poco sottoscriviamo formalmente disciplinano questo aspetto. Il dato fondamentale è che la Regione e la Guardia di Finanza rimangono ciascuna autonoma e sono libere di fare quello che vogliono nell'ambito delle loro competenze. Poi c'è un piano che è basato sulle buone intenzioni, il fatto che noi siamo qua dimostra quello, per cui se c'è qualche anomalia, loro sulla base dei loro lavori ci possono dire: guardate, noi abbiamo questo problema, io sulla base di quello che so, e io quello che so non me lo deve dire la Regione perché io le mie base dati ce l'ho altrove, io sono in grado di sapere che sulle N aziende che parteciperanno nell'ambito della missione 1, per esempio del PNRR, della componente 12 della missione 1 del PNRR, so che c'è qualcosa che non funziona. E allora ci possono essere degli incontri programmatici e periodici in cui ci scambiamo queste idee. Ma lungi da noi, perché non appartiene alla nostra cultura, Presidente, se mi consenti, la delazione per noi è una cosa da cui bisogna rifuggire, una cosa di fronte a cui aborrisco. Qui tutto si basa sull'idea di fondo che è interesse di tutti far sì che queste risorse vadano in una certa direzione. Ecco, quindi il protocollo apre, legittima questo colloquio che io posso avere con la Regione Veneto e mi onera del fatto che quando la Regione mi dovesse chiedere qualche cosa io devo impiegare N risorse per risolvere quel problema, per dare una risposta a quella domanda, perché io lavoro sulla base di obiettivi che mi vengono assegnati e quindi a fine anno devo poter dire al Ministro: guarda che io ti ho fatto questi prodotti e in più ti ho fatto quest'altro prodotto. Quindi questo è il senso formale e al tempo stesso sostanziale di questo protocollo. Aldo Vantaggia, Zettino. Buongiorno. Buongiorno. Chi è? Scusate, mi tolgo e metto gli occhiali perché mi si appannano. Certo. Non vorrei che qualcuno pensi lo fa per essere più bello. No, infatti avete inventato Price, mancano ancora le mascherine per chi ha gli occhiali però. Sì, ci stiamo pensando però. Bravo. Ci stiamo attrezzando. Chi ha inventato Price? Chi vi parla? Price nasce così. Voi non sapete che l'ultimo convegno che si fece prima del lockdown, il 27 di febbraio, il Presidente lo sa perché lo invitai, l'ultimo convegno in presenza si fece a Venezia, presso la caserma di San Polo. A quel convegno parteciparono alcuni degli scienziati che poi vi hanno supportato e noi riuscimmo in quell'occasione ad avere le giuste dritte. La notte successiva per me è stata una notte in cui, non lo dico per raccontarvi la favoletta, io non ci ho dormito perché mi sono posto un problema. Il problema che avevo, visto che venne fuori chiaro che saremmo andati verso un lockdown totale, fu quello di rispondere alla domanda: io sono responsabile di 3.000 e passa finanzieri del Veneto. Che cosa farò fare a questi 3.000 e passa finanzieri del Veneto per 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi? E allora l'idea fu quella di coinvolgere intanto la gerarchia, a partire dai comandanti provinciali. A ognuno di loro fu assegnato un compito a casa, visto che non si poteva venire in ufficio. A fine marzo mi fornirono la resa dei conti e prima ancora, 28-29 marzo 2020, cominciammo a lavorare a questo applicativo, perché nel frattempo, voi non sapete, c'è un applicativo in questo paese che porta il mio nome ed è una banca dati che si trova presso il Ministero dello Sviluppo Economico e che si chiama Iperico. Io con i dati Iperico è il nome della pianta, Intellectual Property bla bla bla,
che io creai quando ero al Ministero dello Sviluppo Economico per cercare di capire come il fenomeno della contraffazione si spalmasse sul territorio e di quali potevano essere gli elementi informativi che io potevo dare da quei dati per reprimere quel fenomeno. Quindi il pallino io l'ho sempre avuto. Allora, sulla base delle relazioni mi venne l'idea di: ma perché non cerchiamo adesso di capire che cosa farà la criminalità economica nella nostra regione? E quindi il 27 di marzo del 2020 chiamai a raccolta i presidenti delle Unioni Industriali del Veneto, il presidente della Camera di Commercio, delle associazioni professionali, e in webinar stentati all'epoca, ricordo il primo con Vincenzo Marinese con Skype, fu un disastro perché gli strumenti non erano ancora performanti. E l'idea fu quella di dire: signori, qui cambierà il mondo, noi ci dobbiamo far trovare pronti per quando affronteremo la nuova era. Nessuno avrebbe mai immaginato che dopo 2 anni siamo ancora qui con le mascherine, però intanto l'idea nacque in quel periodo. E poi tutto lo sviluppo del progetto è uno sviluppo che io aggiorno continuamente perché ogni giorno mi chiedo come incrociare meglio questi dati per avere delle risposte. E per esempio, nessuno ha mai pensato ai white collar, che sono i consulenti, possono essere i consulenti. Questo è un terreno scivoloso per me, ma lo affronto tranquillamente perché tanto non faccio nomi né indico categorie. I white collar, cioè l'expertise professionale per certi fenomeni criminali, ormai è necessario. Non è che il muratore XY o l'impresa XY domani mattina è in grado di fare. Loro si servono di strutture professionali. Ecco, questo sì lo posso dire. La settimana scorsa, arresto per i 440 milioni di euro sui crediti d'imposta, è stato arrestato un professionista di Chioggia. Questo professionista di Chioggia era intercettato da Price. Le dinamiche dei servizi sono quelle che sono. Quindi noi ci siamo con Price ragiona anche sui professionisti, perché vi ho fatto l'esempio degli indirizzi. Se io ho un professionista che ha 1000 clienti e tutti vanno da lui in un certo periodo, mi devo chiedere perché tutti vanno da lui. E quindi posso capire delle cose che altrimenti non capirei se so che Mainolfi Giovanni è andato da quel professionista. Quindi Price riesce a lavorare anche su questa storia, perché certi schemi criminali vengono creati a tavolino. Quando, guardate, c'è un fenomeno che sfugge ai nostri occhi. Quando il legislatore, il fantomatico legislatore, crea una norma, ci sono attività di regia di come eludere la norma, di come girare la norma. Questo non la faccio certamente io, sì, lo potrei fare, ma io, come dire, sono dalla parte del bene. Ci sono professionisti che lavorano dalla parte del male, che pensano a come eludere, come aggirare, come spacchettare quella norma. Ecco, Price riesce a lavorare anche su questa categoria. Questo è un punto di forza straordinario. Quando 20 giorni fa ho presentato questo applicativo a Ca' Foscari, ero riunito Urbi e Torbi, le procure della Corte dei Conti di tutta Italia, mi hanno chiamato un po' dappertutto: ma come caspita avete fatto? È un problema di esperienza. Quindi, risposta alla sua domanda, il padre indegno sono io. Generale, scusi, ma nel resto d'Italia l'avete esportato Price oppure funziona solo qui? Allora, questa è una domanda a cui preferirei non rispondere, perché è la domanda che non avrei mai voluto, perché è una domanda che mi imbarazza, è una domanda che mi crea disagio. Perché la domanda che lei mi sta facendo si può tradurre in altro modo: ma la Guardia di Finanza perché non ha fatto questa cosa? E allora anche qui glisso la sua domanda, questo non lo devi chiedere a me. Io quando ho avuto questa idea, quando ho presentato questo progetto, l'ho presentato a chi lo dovevo presentare. Poi io mi devo preoccupare della Regione Veneto, perché è quella che è assegnata alle mie cure. Gli altri facciano come credono. Esatto. Ma noi siamo una regione, io dico sempre, Presidente non me ne vorrà, domani io sono a Roma per una commissione di avanzamento, e allora io mi diverto a prenderli in giro, perché dico,
Io purtroppo sono stato contagiato dal mio presidente, noi ci battiamo per l'autonomia e facciamo un po' come vogliamo, lo dico così, in realtà noi non facciamo quello che vogliamo, noi vogliamo che la legge venga applicata fino a tutti i limiti di legalità possibili, ecco, noi questo abbiamo fatto. Esatto, poi in generale era dimostrazione plastica che le idee camminano sulle gambe delle persone. Vi posso dire, ecco, posso integrare la risposta alla sua domanda con una chiosa. Price è arrivato alla direzione centrale antifrode dell'INPS. La direzione centrale antifrode dell'INPS in Italia utilizza l'applicativo. Mi danno, abbiamo un protocollo con l'INPS e quindi lo possiamo fare. Io dico che Price potrà fare strada, è un bambino in fondo, non ha ancora 2 anni. Il PNRR finirà nel 2026, ce n'è di tempo ancora. Prego. Gabriella Basso, Telechiara. Volevo solo... Volevo solo chiedere, giusto per capire, con questo protocollo la Regione Veneto vi segnala delle anomalie e voi agite, oppure agite a prescindere, cioè controllate a prescindere tutte le aziende, i bandi, le aziende che si presentano? Ci sono 2 binari paralleli che a volte si possono intersecare quando c'è un'attivazione della Regione. Noi, a prescindere da quello che la Regione ci dirà o non ci dirà, noi grazie a Price riusciamo a capire tante cose. I giornali li leggiamo tutti, l'altro giorno c'era 660 milioni nelle varie missioni. Io tutte quelle cose le inserisco nel mio applicativo, quando da fonti aperte, perché Price non vi ha detto, questo bambino in fondo è un piccione perché va a guardare anche i social e quindi tutte le notizie le porta là dentro e poi le va a correlare con i dati economico-finanziari del soggetto. Quindi noi ci muoviamo su strade distinte, a volte ci possiamo incrociare perché io chiedo qualcosa alla Regione o la Regione chiede qualcosa a me, ma l'autonomia della Regione e l'autonomia della Guardia di Finanza sono due punti fermi di questa convenzione. Fermo restando che noi mettiamo a disposizione tutti i dati, nel senso che non abbiamo dati riservati. Altro? Prego. Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Giornale, prima ha fatto un passaggio su come ci si deve sentire piccolo imprenditore o comunque l'imprenditore, il cittadino che si muove in un terreno che è molto appetibile ma può essere anche minato. Che consiglio può dare a chi intende muoversi e vuole farlo nel modo corretto e magari rischia di vedersi bloccato, come sta succedendo adesso col super bonus 110, tutte le più buone intenzioni per colpa di altri? Ecco, questo è uno dei drammi di questi momenti. Probabilmente avremmo dovuto pensare prima certe cose, semmai c'è da chiedersi se avevamo la possibilità di pensare prima e di creare certi strumenti in un modo un pochino diverso affinché si evitassero queste situazioni. Per quanto mi riguarda, io posso dire che noi come Guardia di Finanza siamo assolutamente a disposizione e questo io lo faccio continuamente. Io incontro molto spesso i presidenti delle associazioni industriali, artigiani. La Guardia di Finanza del Veneto è un libro aperto oggi, ne vado orgoglioso di questo. Qualunque forma di assistenza, io lo faccio tranquillamente, io e i miei collaboratori, ho dei ragazzi straordinari, dei comandanti provinciali straordinari che mi seguono molto su questa strada e noi stiamo portando avanti un discorso che valorizza l'elemento culturale. Noi vogliamo essere una risorsa. Noi vogliamo tutelare il futuro. Certo, se ci capita facciamo anche la repressione, ma l'immagine nuova che noi stiamo portando avanti è quella della valorizzazione culturale di certe situazioni, di certi eventi, di certi accadimenti. Quindi io non mi meraviglio di fronte a niente. All'inizio, quando io ricevevo delle sollecitazioni e pregavo i miei di approfondirmi quel problema, qualcuno magari ha storto il naso perché dice: ma noi non dobbiamo fare questo. No, non è vero. Noi siamo un pezzo dello Stato e dobbiamo aiutare la società a costruire la legalità. La legalità non è un dogma,
la legalità si costruisce, ciascuno deve fare la propria parte. Pensate, chi mai si sarebbe immaginato che la Guardia di Finanza aprisse le proprie caserme? Io posso dire con orgoglio di essere l'unico in Italia. La mia caserma di San Polo il sabato e la domenica è visitabile da chiunque, basta prenotarsi sull'app. Noi organizziamo fior fiori di mostre, ma perché lo facciamo? Perché è il messaggio culturale che mi interessa far passare. Io voglio, attraverso lo strumento culturale, promuovere un'idea che è un'idea che guarda al futuro. Altro ragazzi? Posto? Chiediamo poi con l'estra. Oggi abbiamo in generale, me le chiedete casomai nel capannello. Direi che questa è una notizia bomba, quella di questo accordo. Prima nazionale, mi sento anche di ringraziare il generale per il grande lavoro che ha fatto in questi anni e questi sono i risultati. Cioè, noi affrontiamo il PNRR, affronteremo la partita delle Olimpiadi, affrontiamo la miriade di impegni che abbiamo di natura finanziaria, sapendo che alle spalle, al nostro fianco, abbiamo la Guardia di Finanza gestita in questa maniera, che non è una partita da poco. Meritato l'applauso, generale. Facciamo la firma, ci tocca firmare. Questo se vuoi stare qui a fianco per la firma. Sì. Allora metto il tuo. Perfetto. Prego, generale. A posto. Grazie. No, ve le distribuiscono quelle, le ho portate apposta. Sì, sì, poi ve le diamo. Perché quello è il cuore dell'idea, è bene che. Grazie. Generale a disposizione per le interviste. Avete problemi di luce qui? Contro luce. Sono così. Allora sì, tecnico per raggiungere la postazione per dove dovrebbe esserci poi la firma di questo protocollo. Anzi, ci ritorniamo subito a Palazzo Balbi con l'intervista al generale Mainolfi e poi al governatore Zaia. Ci siamo tutti? Sì, sì. Che arriva anche la RAI. Sì? Sì. La RAI l'hanno avuto già l'altro giorno, sono stato nei loro studi apposta. Adesso l'intervista con il generale che spiegherà quelli che sono i contenuti di questo importante protocollo primo in Italia, sottoscritto in Veneto, per i fondi del PNRR. Sì, sì. Generale, un'importante firma oggi qui a Palazzo Balbi con la Regione del Veneto. Sì, siamo orgogliosi di aver sottoscritto oggi con il governatore Zaia il primo protocollo sul PNRR che deve costituire la ripartenza del nostro Paese e che ci accompagnerà fino al 2026. È uno strumento che serve a far sì che le risorse che saranno versate, gli oltre 20 miliardi che saranno impiegati in questa regione, vengano impiegati proficuamente, costituiscono veramente un investimento, perché abbiamo la responsabilità morale di far sì che queste risorse realizzino quello che è l'obiettivo del PNRR, cioè una ripresa e un rilancio della società del futuro. Questo accordo è il primo in Italia? Per quanto mi risulta sì, anche perché la prima convenzione che è stata firmata tra la Guardia di Finanza e la Ragioneria Generale dello Stato è del 17 di dicembre dello scorso anno. Sulla base di quel cliché noi abbiamo mutuato lo schema di protocollo che abbiamo proposto e condiviso con la Regione. A oggi non mi risulta che ce ne siano state altre, quindi posso dire per quanto a mia conoscenza è la prima. Prezioso in questo campo anche risulta Price, uno strumento messo a punto proprio qui in Veneto, molto prezioso. Sì, forse questo è stato il motivo per cui noi siamo potuti partire subito, perché avevamo già lo strumento che, come ho spiegato prima, abbiamo creato nei 2 anni di pandemia in cui ci stiamo dibattendo. E
l'embrione di Price, fu messo a punto proprio tra marzo e aprile del 2020 e poi lo abbiamo rinforzato continuamente. Oggi siamo alla versione 5.0, la prossima settimana ci sarà un'ulteriore versione, la 6.0, che integrerà ulteriormente l'applicativo, che oggi è in grado di lavorare su tutti i nuovi soggetti nati dal 1 marzo 2020 fino, poiché c'è un delta temporale, c'è un sharing temporale di un mese, oggi siamo aggiornati al 31 di dicembre, gennaio lo stanno elaborando. Quando la prossima settimana entrerà in funzione anche il secondo braccio di Price, che è quello del change management, noi saremo in grado di intercettare le situazioni anomale che riguardano imprese residenti in Veneto, ancorché costituite prima del 1 marzo 2020, nel caso in cui abbiano avuto dei cambiamenti societari. Quindi se un'impresa nata nel 1980 cede una quota sociale, cambia l'amministratore, io quel dato lo conoscerò. E questo ci serve perché, messo a sistema con gli altri dati, ci consente di essere più performanti. Ci può dire cosa fa Price in sostanza? Price fa un lavoro straordinario, nel senso che trasforma i dati che sono nelle miriade di banche dati, in Italia ce ne abbiamo circa 160 e non solo, perché Price getta un occhio anche su una banca dati straniera che si chiama Orbis, mette assieme i dati, li correla a un soggetto, seguendo le capacità finanziarie del soggetto, prognosticamente ci dice: quel soggetto ha comprato un'azienda ma non aveva i soldi, come ha fatto? E io sono in grado di lanciare degli warning ai miei collaboratori, i quali vanno sul campo e vanno a vedere che cosa è successo. Col 110% noi ci eravamo accorti che c'erano cantieri che non esistevano, ma c'erano i crediti d'imposta su quell'immobile. Come è possibile questo? Non ce ne saremmo mai accorti se non avessimo avuto uno strumento che guardava tutte le informazioni di tutte le banche dati. Quindi il vero valore aggiunto di Price è quello di correlare i dati tra di loro e di trasformarli in informazioni. Lei prima ha dato un dato un po' sconcertante sul numero di imprese nate e di quelle già esistenti negli ultimi mesi. No, io lo ritengo abbastanza fisiologico con quello che avviene anche in altri settori imprenditoriali. Noi dobbiamo capire che nel Veneto abbiamo circa 500.000 imprese, quindi un 10% di turnover in un anno ci sta, e grosso modo questi sono i numeri. Semmai il dato sconfortante è che delle 6.000 nate nei due anni di lockdown ce ne sono 5.000 e passa, in cui c'è qualche soggetto che ha qualche conto in sospeso con la giustizia, e cosa ancora più grave, c'è qualcuno di questi che ha avuto dei problemi seri con la giustizia del tipo di stampo mafioso, associazione per delinquere di stampo mafioso. Grazie generale. Grazie. Bene, ora sta per arrivare il governatore Zaia. Lo aspettiamo qui in questo momento per l'intervista col presidente. Dunque attendiamo che arrivi in postazione il presidente Zaia, che spiegherà quello che è il ruolo della regione in questo protocollo. Beh, strategica, ci dà tranquillità, ringrazio la Guardia di Finanza, siamo i primi in Italia, soprattutto ringrazio il generale Mainolfi perché ci permette di utilizzare questo software che lui ha creato con i suoi uomini e donne, che ci permette di leggere oltre il visibile. Ma come funzionerà la vostra collaborazione? Ma con la condivisione dei dati, si pensi solo che per quanto riguarda il PNRR avremo circa 25 miliardi di risorse che caleranno sul territorio, sarà bene capire che vadano nelle mani giuste e non in quelle sbagliate. Il Veneto nuovamente capofila, visto quanto anche detto dal comandante generale Mainolfi. Assolutamente sì, ma perché è sempre stata anche la mia volontà, fin dal primo giorno lo ricorderete, che non è collaborazione con le istituzioni dello Stato, anche perché non abbiamo percorsi in antagonismo diversi, c'è la necessità di fare in modo che i percorsi siano sempre di legalità. Presidente, governatore, si va verso veramente la discesa di questa curva, ormai sembra confermata sotto tanti aspetti, c'è stato anche l'alleggerimento delle misure, scuole, non solo, richiesto tanto proprio dalle regioni. Come vede la situazione? La situazione la vedo in maniera positiva, ma lo possiamo dire senza pensare che sia positiva in quel senso, nel senso che vi do il dato di questa mattina, abbiamo 125 persone in terapia intensiva
positive in questo momento. Voi leggerete un dato di 160 perché avete anche coloro che si sono negativizzati. Stiamo andando verso una zona bianca. E ho tutte le curve in calo in tutte le province del Veneto e quindi anche la curva regionale. Bisogna portare l'attenzione e quindi portare la mascherina, però è pur vero che penso che il virus ormai si sia endemizzato, cioè sta diventando ubiquitario, è il virus che si è un po' raffreddorizzato in molti casi, nella stragrande maggioranza dei casi, non serve essere dei guaritori, perché trovi anche qualcuno che ti dice che non ha dovuto prendere gli intrugli degli esperti, magari si è preso la bustina di occhi e se l'ha sfangata in questa maniera. E direi che oggi siamo in questa situazione. Non va trascurato che comunque dobbiamo mettere in sicurezza le fasce di età più a rischio, che sono gli over 70, gli over 80, per i quali ancora un virus preso in assenza di vaccinazione dà ovviamente i problemi che ci sono. Facciamo solo un passo indietro. Sì. Il protocollo di oggi in particolare inizia ad essere valido sia con il PNRR che con le Olimpiadi. Ma decisamente col PNRR oggi. Ovvio che con le Olimpiadi arriveranno risorse e dove noi accenderemo dei riflettori da paura, perché se abbiamo ancora qualcuno in giro per Belluno che si lamenta, che dice Belluno è dimenticata, adesso proprio stamattina ho detto agli assessori sarà il caso che facciamo la lista di tutto quello che è stato investito e sta arrivando, semplicemente per questa idea che io ho avuto, sottolineo io, visto che mi sono stato preso in giro per mesi, di portare le Olimpiadi. Si pensi solo che abbiamo variante di Longarone e variante di Cortina che da sole valgono 600 milioni di euro, senza tutto il resto. Grazie. Vorrei rifare un ricordo. I vicentini dove sono? Qui. Ah. Qui. Sì. Ma lo vuole... No, volevo semplicemente un ricordo per l'ingegner Nicola Menduni, che è venuto a mancare questa mattina alle 5.30. Ho sentito il figlio Michele, ho sentito la dottoressa Bonavina, ho seguito anche con apprensione in tutti questi giorni durante il suo ricovero. Stiamo parlando di un grande vecchio, di un grande saggio del Veneto, una persona che ha fatto grande il Veneto, una persona che ha dato lavoro e sta dando lavoro a migliaia di persone, che io ho sempre incontrato in ufficio, 103 anni, sempre in ufficio tutti i giorni, e penso di averlo sentito quasi tutte le settimane in questi anni, e quando vedeva che ero in difficoltà magari con il Covid mi chiamava eccetera. Purtroppo il Covid è stato il suo contro fatale, però voglio veramente ricordare questo grande uomo che è stato anche un grande filantropo, ha donato molto alla sanità del Veneto, è sempre stato a disposizione per i progetti innovativi e quindi ci tenevo di ricordarlo veramente fino in fondo. Presidente, in base ai dati che ha dato per quanto riguarda le terapie intensive, ma non solo, secondo lei è una previsione forse anche un po' azzardata, ma ci stiamo avvicinando sempre di più a quella che può essere la fine? Arriveremo a gettare le mascherine? Io credo di sì. Dopodiché diciamo che la mascherina ognuno la utilizzerà come penserà. Se faremo un viaggio con delle persone in auto e qualcuno a raffreddore, io sinceramente mi metto la mascherina, perché ho capito che è da 2 anni che non ho più il raffreddore. Quindi la mascherina ci ha anche insegnato tante cose dal punto di vista di prevenzione. Dall'altro penso che ne stiamo pian piano andando fuori, sono ormai 24 mesi, 21 febbraio saranno 2 anni di Covid, però penso che i segnali ci siano tutti. Lo vedo nell'ospedalizzazione, lo vedo anche nella cura domiciliare che è diventata molto più possibile e molto meno aggressiva e quindi con minore ospedalizzazione. Considerate che con 10 volte tanto i contagiati di un anno fa ricoveriamo molto di meno rispetto a un anno fa, quindi vuol dire che ci si contagia molto di più ma ci si ammala molto di meno, in maniera grave soprattutto. Resta ovviamente una sfida da portare a termine e ovviamente poi diventerà anche questo un ricordo della nostra storia, un ricordo che purtroppo ci lascia la tristezza di avere oltre 13.000 persone in Veneto che hanno perso la vita. Posso chiedere una cosa? Presidente, c'è chi dice comunque che non siamo ancora in una fase endemica, nel senso che a livello mondiale però Omicron per esempio non ha colpito tanti paesi tipo il sud-est asiatico piuttosto che i vicini paesi dell'est, e quindi il rischio di nuove varianti possono comunque farci ripiombare nell'intimo.
È vero questo, noi dobbiamo oggi insistere perché la vaccinazione, o meglio l'opportunità alla vaccinazione, sia data a tutto il mondo. Mi spiace per quelli che pensano che la vaccina non sia una dittatura o altra roba del genere, però voglio ricordare che se non avessimo avuto il vaccino questi tassi di ospedalizzazione oggi si sarebbe trasformata in una autentica tragedia con il numero dei contagiati che abbiamo. Dall'altro è altrettanto vero che oggi le modalità di cura che abbiamo sono diverse rispetto a quelle di 2 anni fa. Oggi abbiamo gli anticorpi monoclonali, abbiamo le pillole antivirali di nuova generazione, abbiamo gli antivirali che avevamo fin dall'inizio, abbiamo ovviamente la vaccinazione e tutta una serie di attività che oggi riusciamo a fare in quella stanza che ormai è illuminata, che 24 mesi fa era buia pesta. Sì, ma questo è logico o no? Niente, la sua autonomia gestionale, però è vero che la condivisione dei dati è strategica e a noi fa tesoro pensare di avere al nostro fianco la Guardia di Finanza, perché la responsabilità che ci sentiamo nel erogare, nel decidere su 25 miliardi, la vorremmo un po', come si può dire, tutelata anche da dei professionisti che sono loro. Ultima cosa, sicurezza informatica, ancora qualche disguido, nel padovano arrivano risultati di tamponi positivi, poi si scoprono che erano negativi degli errori, altro qualche problema di privacy con certificazioni a livello veneto, che succede? Ma guardi, intanto dovete chiedere al dottor Tognolo di Azienda Zero che governa il tutto. Io vi dico che molte attività sono state fatte in nottetempo in casa, perché vorrei ricordare che non esiste il software per prenotarsi per le vaccinazioni, fatto, vi ricordo, numero della tessera sanitaria e codice fiscale e ultime 6 cifre della tessera sanitaria. Ho chiesto io queste robe, perché se dovevano fare le robe alla nazionale volevano lo speed, volevano un sacco di robe. Poi quando fai le cose in casa, fatte in maniera semplice per non complicare la vita ai cittadini, magari non sono proprio perfette. Allora, però ci abbiamo messo il cuore. Una cosa sono gli hacker e quindi i buchi che trovano gli hacker, e là vogliamo vederci chiaro. Gli errori che fanno i nostri programmatori sono errori che non si debbono fare, però ci rendiamo conto che alcune cose sono state fatte velocemente. Pensate solo che quando il governo cambia con un decreto le quarantene bisogna entrare nella programmazione e cambiare tutto. Vi ricordo che noi abbiamo software che ti dicono, se tu inserissi il codice fiscale, ti dicono quando sei stato vaccinato, ti lanciano la prossima vaccinazione, ti danno la prenotazione, quindi questa è tutta farina del nostro sacco. Ho chiesto a Tognolo rigore, tolleranza zero in questa verifica, servizio ai cittadini e poter utilizzare i migliori. Purtroppo, cari signori, ditelo all'Italia intera che noi non è che possiamo alzare il telefono e chiamare gli esperti israeliani o Bill Gates. Purtroppo dobbiamo fare le gare con sé. Siamo in Italia, funziona così, perché chi a casa pensa che se devo dipingere il soggiorno di casa per le festività pasquali mi chiamo il pittore di fiducia, no? L'imbianchino di fiducia, non so come si dica. Noi non possiamo, dobbiamo fare la gara con sé. Boh, può arrivarti uno che non ha mai neanche visto il pannello magari. Grazie. Avete sentito dunque i contenuti dell'intervista al governatore Zaia, non sono l'importanza della firma di questo protocollo, unica in Italia, come è stato evidenziato sia dal governatore Zaia che dal comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Mainolfi, e poi ancora tante novità per quanto riguarda il Covid con gli ultimi dati della giornata, ma soprattutto il governatore che dice di vedere la luce in fondo al tunnel. Dallo studio qui da Palazzo Balbi è tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Ilaria Marchiori, grazie a Sandro Ponchio per questa diretta da Palazzo Balbi, dove abbiamo seguito la firma tra il presidente Zaia e il generale Mainolfi per questo protocollo, lo ricordiamo, primo in Italia, quello sottoscritto in Veneto per questi 25 miliardi di euro previsti per la nostra regione dei fondi del PNRR, perché ha detto Zaia vogliamo che queste siano risorse calate sul territorio, che prendano un percorso della legalità.
legalità. Questa sera naturalmente entreremo nel dettaglio del protocollo, ma il Presidente Zaia in intervista ha parlato anche degli aggiornamenti sul fronte Covid e ha detto il Veneto sta andando verso la zona bianca. La situazione è in miglioramento, ha detto Zaia, in tutte le province venete. Ci fermiamo, dovremo avere in collegamento telefonico il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Buongiorno senatore. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, senatore, ci agganciamo proprio a quello che ha detto il Presidente Zaia. Veneto che sta andando verso la zona bianca, il miglioramento regionale è un miglioramento che si rispecchia fortunatamente in gran parte del nostro paese. Da oggi scattano le nuove misure, ne abbiamo parlato in apertura di diretta. Si va verso una progressiva, seppur ancora lenta e attenta, però normalizzazione, senatore? Beh, direi che è una bellissima notizia che si collega poi a una giornata quasi primaverile, almeno dalle nostre parti, nella nostra regione. Dopo tanti fatiche, tanti sacrifici fatti da famiglie, italiani, studenti, anziani, per la prima volta dopo 2 anni c'è davvero, diciamo, la luce, non solo la luce in fondo al tunnel, ma ci stiamo avvicinando alla luce. Devo anche dire che peraltro i epidemiologi raccontano che mai nella storia dell'umanità, almeno così insomma parlando con alcuni di loro mi hanno spiegato, una pandemia era durata più di 2 anni, guarda caso siamo proprio ai 2 anni ormai, insomma è proprio tempo che se ne vada e che torniamo tutti a essere liberi. Diciamo che con questa attenuazione della morsa del Covid ci si può concentrare ulteriormente su quelle che sono le problematiche che in questo momento si fanno sempre più pressione nelle famiglie e nelle imprese. Stiamo parlando naturalmente del caro bollette in primis. È un tema che si fa sentire, ce ne stiamo occupando in queste settimane sempre più spesso, caro bollette e un'inflazione da record che pesa naturalmente sulle famiglie e sui lavoratori. Sì, l'inflazione è un fenomeno che sta avvenendo in quasi tutti i paesi occidentali, Stati Uniti inclusi, quindi bisogna intervenire anche con delle politiche economiche adeguate. All'interno di questo certamente c'è la questione del costo dell'energia, ora bisogna intervenire su 2 livelli. Certamente un intervento immediato e diretto a sostegno ulteriore di quello che il governo e questa maggioranza hanno già fatto a sostegno delle famiglie, appunto delle imprese. Voglio ricordare che questo anno e 2 mesi sono stati messi 10 miliardi circa di euro per abbattere le bollette. È evidente che non possiamo continuare a fare debito pubblico per abbattere le bollette che sono dei costi veri per le famiglie. Bisogna lavorare, questo secondo livello, anche a livello strutturale, cioè bisogna creare le condizioni affinché il nostro paese e l'Europa intera sia economicamente, soprattutto energeticamente autonoma, cosa che oggi non è per nulla. Anche perché ad aggravare la situazione ci sono le tensioni a livello internazionale, questi fuochi di guerra che soffiano ai confini tra Ucraina e Russia, che preoccupano naturalmente per gli equilibri, ma preoccupano anche sul fronte energia. Io le chiedo, che ruolo giocherà l'Italia nella via diplomatica? Perché in questa fase si vede sempre più una figura, quella del presidente francese Macron, che si sta ritagliando proprio un ruolo di mediatore tra le parti. L'Italia deve ovviamente far pesare il proprio ruolo, non solamente perché evitare una guerra è una questione, diciamo, fondamentale, e anche ripetere il perché, o analizzare il perché, ma anche naturalmente per tutte le ricadute anche sul fronte interno. Però bisogna che si muova l'Europa in quanto tale. Qui stiamo vivendo una difficoltà, una debolezza proprio intrinseca dell'Unione Europea, in quanto istituzione, diciamo, unica a livello internazionale. Non c'è un'adeguata diplomazia dell'Unione Europea ed è del tutto evidente che invece questo è uno degli elementi centrali. Tenga conto che questo interviene direttamente anche sulla questione delle bollette. Bisogna sviluppare una politica energetica europea e un'autonomia europea, perché vede, dal punto di vista del gas, che è di gran lunga la fonte energetica che è più utilizzata, siamo dipendenti dai paesi stranieri, sia per quanto riguarda l'Europa, sia per quanto riguarda l'Italia. L'Italia poi lo è in maniera enorme, le tenga conto che ogni anno il nostro paese consuma 70 miliardi di metri cubi di gas
e ne importa di questo consumo 66 miliardi di metri cubi, quindi siamo dipendenti per una cifra superiore al 90%. Non è assolutamente più accettabile. Naturalmente questo poi viene sfruttato anche a livello geopolitico, come sta facendo la Russia, perché sono, come dire, degli elementi che la Russia mette in gioco per far valere la sua forza internazionale, e noi invece bisogna che ce ne svincoliamo. Ovviamente in tutto questo diventa strategico il fortissimo investimento nelle fonti rinnovabili, fondamentalmente nel vento, nel sole, nell'idrogeno, tutte questioni centrali che vedono il PNRR elemento fondamentale in questa direzione. L'ultimissima domanda, senatore, è una domanda che si riallaccia direttamente alla cronaca di questi ultimi giorni. Stiamo assistendo ad una vera e propria escalation di incidenti, in alcuni casi molto molto gravi. Ricordiamo il primo in A28 che ha causato la morte delle due giovanissime cugine trevigiane, sabato quell'automobilista che in contromano ha percorso un tratto di A4 a Monfalcone, centrando in pieno un'auto di una signora di una 56enne di origini romene ma residente nel Trevigiano, che è morta carbonizzata. Ieri un altro automobilista sotto gli effetti dell'alcol ha percorso 30 km di A4 all'altezza di Porto Gruaro, sempre contromano. Fortunatamente in questo caso non ci sono state conseguenze. Che cosa sta succedendo e soprattutto come si può intervenire anche a livello politico per un'azione di sensibilizzazione, di prevenzione di certi incidenti drammatici? È un tema complesso, un tema drammatico, ovviamente non c'è la pillolina che risolve il problema, si tratta di lavorare su più livelli. Innanzitutto c'è una questione di educazione e di civiltà di base di chi va alla guida, perché è evidente che la stragrande maggioranza anche degli incidenti che lei ha detto, alcuni folli in cui appunto si andava addirittura in contromano in autostrada, non dipendono da un'assenza di norme, di leggi eccetera, dipendono fondamentalmente dalla follia di una persona o, come nel caso, un caso che lei ha citato, del fatto che avesse bevuto e fondamentalmente non era nel controllo di se stesso. È un lavoro che va fatto fin da subito a livello di scuole, bisogna moltiplicare gli investimenti pubblici in questa direzione, bisogna moltiplicare l'attenzione in questa direzione, perché non bastano le necessarie, naturalmente, azioni di repressione che devono essere fatte, ma queste poi spesso vengono fatte dopo che la catastrofe è già avvenuta. Bisogna continuare in questa direzione, bisogna lavorare nella sicurezza anche delle autostrade, nella sicurezza dell'automobile. Da questo punto di vista è del tutto evidente che l'automazione darà una mano, ma è soprattutto l'educazione l'elemento centrale. Un'educazione da fare sin dalle scuole? Ma certamente ci sono già moltissimi progetti in corso, dal punto di vista da parte dei ministeri che degli enti locali, però è una sensibilizzazione che non è mai finita, è una sensibilizzazione che va tenuta sempre alta, perché poi i drammi sono incredibili, i drammi spesso di giovani giovanissime che guidano in nuovo stato d'ebbrezza oppure non sono ancora pronti, né dal punto di vista psicologico né dal punto di vista proprio dell'abilità oppure proprio della responsabilità. Va fatto capire che l'automobile e la moto in generale, i motoveicoli, sono uno strumento straordinario ma sono anche pericolosissimi, quindi bisogna essere assolutamente responsabili quando si utilizzano. Ha fatto discutere, ha creato insomma reazioni a livello di opinione pubblica ma anche politici, la notizia degli arresti domiciliari decisi per l'imprenditore che ha provocato, che è stato arrestato perché ritenuto responsabile dell'incidente dell'A28 dove sono morte le due giovani cugine Sara e Jessica. Si chiede una riforma della giustizia, si dice il paese ne ha bisogno. Beh sì, diciamo che nella fattispecie dei crimini legati alla guida si può dare una stretta, devo dire che da questo punto di vista però il nostro sistema normativo è già all'avanguardia, molte cose sono state fatte ma ovviamente non sono mai sufficienti. Il tema che lei pone poi sulla riforma della giustizia più in generale è una delle riforme della quale non si può più fare a meno, siamo in assoluto ritardo. Avrà sentito come io ho avuto l'occasione e la fortuna di dire in diretta, perché in aula, il Presidente Mattarella nel discorso del giuramento dinanzi al Parlamento e ai grandi elettori ha tenuto un sacco di attenzione, ha parlato spessissimo, ha parlato con una grandissima intensità sul tema della riforma della giustizia. È una riforma di civiltà, è una riforma di giustizia che deve essere una giustizia certa, che deve essere veloce, che non deve lasciare i punti
diciamo, di incertezza come sta avvenendo adesso. Una persona che adesso entra nel meccanismo della giustizia vive l'ingiustizia strutturale di dover attendere anni per un giudizio definitivo, e questa è già una pena che non è contemplata dalla nostra Costituzione. È del tutto evidente che questa è una delle grandi questioni e va posta a mano nel modo anche più rapido e più radicale possibile. Grazie, grazie davvero al senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Grazie davvero senatore, buon lavoro, buona giornata, presto. Grazie, arrivederci. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità prima, però vi faccio vedere il sondaggio che abbiamo lanciato nei nostri telegiornali e che continuiamo a proporvi anche questa sera. Vi chiediamo: eliminare il Green Pass? Se secondo voi è giusto togliere questa misura, il numero da comporre è lo 0422162691. Se invece ritenete che sia da mantenere ancora in vigore il Green Pass, il numero è lo 0422162690. Continuate a chiamare, a votare, la chiamata è gratuita, è sufficiente anche uno squillo perché la vostra chiamata venga correttamente registrata, ed è correttamente registrata anche se sentirete dall'altro capo del telefono il segno di occupato. Non preoccupatevi perché la vostra risposta verrà registrata all'esito questa sera nel corso di Ring in diretta a partire dalle 21.15. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, abbiamo seguito la conferenza stampa da Palazzo Balbi dove è stato sottoscritto questo protocollo tra Guardia di Finanza e Regione Veneto, lo sottolineiamo, primo protocollo in Italia di questo tipo per garantire che i fondi del PNRR che arriveranno nella nostra regione seguano, ha detto Zaia, la strada della legalità. Il Presidente che poi si è soffermato ai microfoni con i colleghi perché da quanto abbiamo capito domani dovrebbe esserci una conferenza stampa a Marghera incentrata proprio sulla situazione Covid, situazione che sta migliorando, ha detto Zaia ai giornalisti. Il Veneto va verso la zona bianca, una situazione in miglioramento in quasi tutte le province della nostra regione. Adesso invece la cronaca da Treviso, perché abbiamo parlato nei giorni scorsi nei nostri telegiornali di una situazione delicata che si vive nel quartiere di Santa Bona, una convivenza non sempre facile, e adesso a chi ha denunciato questo, ovvero l'ex presidente del quartiere di Santa Bona, nei suoi confronti sono arrivate delle minacce molto molto pesanti. Ci racconta tutto in diretta il nostro Cristian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Cristian. L'ho sentita fino un attimo fa. Lo sente Cristian? C'era un sentimento. Sì, Francesca, non ti sento, ma mi sa che mi hai dato la linea. Mi trovo qui a Santa Bona, alle case popolari, tra via dell'Immacolata e via Bianchini. Qui ieri sera sono intervenuti gli uomini delle volanti, perché c'è stata un'aggressione, prima verbale e poi fisica. Una donna assegnataria di un alloggio popolare ha aggredito una famiglia che ben conosciamo, perché proprio sabato sera nel corso di un nostro telegiornale è andato in onda un servizio con cui Roberto Pinto, che è qui con me, buongiorno Pinto, denunciava una situazione generale di degrado. Buongiorno Pinto, denunciava una situazione generale di degrado del condominio e di tutta l'area. Una situazione che, appunto, ci raccontava Pinto, va avanti da tempo. Quindi uno dei tanti servizi che facciamo al servizio dei nostri telespettatori. Cos'è successo ieri? È successo che una signora, una vicina di casa del signor Pinto, evidentemente si è sentita chiamata in causa, anche se quel servizio non faceva nessun tipo di riferimento a casi specifici, a persone, semplicemente segnalava una situazione generale. Ebbene, però questa signora che da pochi mesi abita nel condominio, una signora
di etnia rom, cos'è successo? Ieri lei alle 13 ha sentito il suo campanello suonare, no, cos'è successo? No, è successo che io stavo discutendo sull'entrata delle scale con un altro condomino delle problematiche del condominio. La signora è scesa, mi si è avvicinata, mi ha puntato il dito in faccia e mi ha aggredito verbalmente dicendomi che me la fa pagare, a te e a tua moglie, sei un pezzo di... Io ho chiuso la porta e ho chiamato il 113 perché mi sentivo minacciato in quel momento là. Ecco, lei ha detto, se non sbaglio, noi siamo zingari, te la faremo pagare una cosa del genere. Sì, te la faremo pagare, sì, me l'ha detto, questa frase d'arte qua me l'ha detto, te la facciamo pagare a te e a tua moglie. E lì è scattata la prima segnalazione alla 113 alla polizia. È venuta fuori la pattuglia, è venuta da me, poi so che sono andati di sopra. E sembrava che la cosa fosse risolta là. Quindi alle 13 del pomeriggio sembrava un alterco sgradevole, sì. Ovviamente, però un semplice alterco. Poi, sul fare della sera, verso le 19, il signor Pinto va a farsi una passeggiata con alcuni suoi amici. E lì che cosa succede? E mio genero anche, alcuni amici e mio genero. Succede che eravamo a circa 300, 400 metri di casa, e mio genero riceve una telefonata che gli dice: guarda che c'è una risa in casa mia, perché mia figlia era qua, era in casa mia. E di fatto io sono arrivato di corsa, ho visto le volanti passare. Ecco, sono arrivato, ho visto un casino fuori dalla porta di casa mia. Quindi sempre la stessa signora, che alle 13 l'aveva in qualche modo minacciata, ha suonato al campanello, c'erano sua moglie e sua figlia in casa, certo. E lì... Ha strattonato mia moglie, l'ha tirata fuori di casa e gli ha anche fatto qualche danno fisico, l'ha avuto purtroppo. E l'ha intervenuta con mia figlia, che in difesa di sua mamma, e là si sono un po'... Hanno avuto un po' di... Si sono date una sberla e un calcio, se lo sono date tra la mia figlia e la signora Rom. E sua figlia poi ha rotto anche gli occhiali in questo alterco, per dire è stato un alterco particolarmente violento, Francesca. Quindi poi sua moglie, lei ha portato sua moglie al pronto soccorso, abbiamo parlato poco fa con la signora Roberta, che adesso sta riposando perché aveva mal di testa, non si sente bene, ha trascorso tutta la notte fino alle 6 di mattina, in una stanteria. Sì, 6 di mattina, e lei ha fatto una prognosi di 5 giorni, a me hanno consigliato di stare calmo. Per quello che riesco a rimanere calmo. Perché lei è molto agitato adesso. Sì, sono molto agitato, dopo tre presenti ho diverse patologie, perché ho i miei anni, ho 63 anni, quindi qualche patologia ce l'ho. E lei prima mi diceva, io vivo qui da 63 anni, sì. Però per la prima volta sto pensando di andarmene. Purtroppo sì, sono nato qua e sto valutando di vendere e comprare qualcos'altro. Perché la situazione, secondo me, attualmente è ingestibile. Ecco, poi lei dice un'altra cosa, non vorrei che passasse il messaggio che sono razzista o qualcosa del genere, perché qui l'etnia c'entra poco, è da anni che denuncia una situazione di degrado generale. Certo, l'etnia non c'entra nulla qua, qua c'è la mancanza di rispetto del vivere in armonia su un condominio, il problema è solo quello, non c'entrano niente le etnie qua. E lo ribadisco che per me il mio problema è la mancanza di igiene sul giardino condominiale, il degrado, e il non rispetto delle regole condominiali. Infatti che lei denuncia spesso. Allora, Pinto, resti un attimo con me, qui c'è anche il collega del Gazzettino Paolo Calia. Ecco, qui Enrico Renosto, tra l'altro con Enrico Renosto venerdì, Francesca, abbiamo fatto una diretta qui poco distante in via Ronchese, dove c'è stata una spaccata al bar, tra l'altro eri sempre tu in diretta, quindi qui i copioni in qualche modo si assomigliano un po' tutti. Dopo due giorni succede questo, Renosto anche lui è stato rappresentante politico in comune a Treviso, insomma un po' il capoquartiere di fatto. Perché questa escalation? Registriamo questa escalation negli ultimi mesi, perché nei tempi precedenti è stato fatto un grosso lavoro anche da parte delle istituzioni, da parte di tutti noi, quindi abbiamo sempre lavorato anche su quella che era l'integrazione tra persone diverse. Qui non ne farei una questione di etnia o di nazionalità, ne farei una questione di educazione. Qui manca un rispetto di quelle che sono le regole di convivenza. E allora, a questo punto io mi sento in dovere di fare un appello affinché anche le istituzioni, nel momento in cui assegnano questi alloggi popolari, facciano fare dei corsi di educazione civica per insegnare a queste persone cosa vuol dire vivere all'interno di un condominio. Dopodiché coloro che si macchiano di comportamenti sbagliati verranno sanzionati fino al punto di avviare quella che è la decadenza abitativa.
A questo punto, ripeto, c'è una grossa emergenza in questi ultimi tempi. Io spero anche che venga pensato un tavolo tra quelle che sono le istituzioni del territorio, del comune, e anche quelle che sono le istituzioni, non so, i commercianti, le scuole. Tavolo allargato anche alle categorie. Che vada a discutere le problematiche e cercare di capire quali possono essere le soluzioni. Serve dialogo in questa situazione. Poi ovviamente serve anche la repressione quando vengono fatti di determinata gravità. Ma giovedì, se non sbaglio, ci sarà un incontro anche con il sindaco Mario Conte, sì, me lo conferma? Sì, il sindaco farà un incontro, è stato qui anche ieri sera, quindi da parte dell'amministrazione vediamo un'attenzione. Ma ripeto, è una questione che è un po' degenerata negli ultimi mesi. È molto complicata da gestire. Allora Renosto, io la ringrazio di nuovo Roberto Pinto. Questa sera sentiremo anche altre testimonianze, la moglie appunto di Pinto e quant'altro. Quindi io vi ringrazio a voi della vostra interesse che siete venuti a vedere la situazione in cui vivo. E grazie a lei per averci messo la faccia anche rischiando. Va bene, purtroppo i problemi li sto vivendo e cerco di andare avanti. Grazie di tutto. Grazie Pinto. Con Nicoletta Rizzetto, Francesca, ti ridò la linea. Cristiana Boit da Santa Bona a Treviso, grazie anche a Nicoletta Rizzetto per le immagini. Questa sera poi ricostruiremo quanto accaduto e daremo voce insomma ai protagonisti di questa vicenda. Adesso noi ci fermiamo, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, ma poi torneremo a parlare di caro bollette con una storia, la testimonianza di un ristoratore. Sentirete che cosa ha deciso per il suo locale. Ci vediamo tra pochissimo. Diretta, vi ho anticipato la testimonianza di un ristoratore veneziano che ha deciso, ha messo in piedi un'iniziativa particolare per far fronte al caro bollette. Sto parlando di Stefano Pesce, ristoratore titolare del ristorante Il Vapore di Marghera. Buongiorno Stefano e benvenuto, grazie per essere con noi. Ciao a tutti. Grazie di avermi invitato, grazie. Grazie a lei. Allora, innanzitutto cerchiamo di quantificare, nel senso che immagino che abbiate ricevuto già le prime bollette shock. Di che aumenti stiamo parlando? Allora, l'aumento era, diciamo, del 40-50% come previsto verso la fine dell'anno, per cui da 900 medi che pagavamo eravamo arrivati a 1.300-1.500 a dicembre. E poi l'ultima bolletta invece è stato il salasso, cioè una bolletta da 2.500 e qualcosa, per cui 150% l'ultima bolletta. Abbiamo preso paura, non pensavamo fosse sbagliato, abbiamo telefonato, mi hanno detto che questo è il nuovo, che sono le bollette nuove, che questo è il costo che si dovrà pagare per un po', insomma, quindi 2.500, 150% l'ultima. Un salasso, anche perché sappiamo da che periodo arriva la vostra categoria, prima le chiusure, poi tutta una serie di restrizioni necessarie per arginare i contagi, ma che vi hanno interessato da vicino, dal numero di tavoli, al distanziamento, al Green Pass, Super Green Pass. Questa è l'ennesima tegola. Esatto, sì, il nostro è anche, insomma, conosciuto Al Vapore, è un jazz club, per cui abbiamo avuto più tegole dall'inizio perché avevano bloccato anche la musica, non si poteva più fare musica dal vivo e quindi, insomma, ci abbiamo rimesso per un bel po' di tempo dopo il lockdown, prima di riprendere. E quindi, insomma, il periodo era già difficile e trovarci anche questa cosa qui all'ultimo è stata veramente una mazzata. Chiamarla caro bolletta è poco, insomma, veramente non ce l'aspettavamo, per cui insomma noi tentiamo e continuiamo ad andare avanti, però speriamo che arrivi qualche aiuto, ecco, lo spero per tutti i ristoratori, per quelli che organizzano concerti nei locali, insomma, perché sennò davvero è difficile poter pensare di pagare bollette di questo livello, insomma. Prima di entrare proprio nel dettaglio di quello che voi avete deciso di realizzare, di creare, le faccio due domande. Una per capire a quanto ammontano le perdite che avete subito in questi due anni di pandemia, se è possibile quantificarlo, e l'altra domanda è sul fronte ristori. Avete visto quanto avete ricevuto?
Beh, la perdita è stata notevole, non so quantificarla in migliaia di euro, ma di sicuro abbiamo perso il 70% all'inizio, beh, dopo eravamo chiusi, il 100%, ma poi abbiamo ripreso al 70%, al 30%, cioè ci abbiamo rimesso tre quarti degli incassi. Quest'estate eravamo riusciti a riprenderci raggiungendo quasi i livelli del 2019 pre-pandemia, almeno per un mese, quindi parlo di luglio, poi a parte agosto, settembre, ottobre erano andati molto bene, c'eravamo davvero illusi che le cose potessero riprendere come prima, e dopo insomma tra dicembre è arrivato il salasso della pandemia, cioè il problema pandemia, per cui la gente ha preso paura, faceva fatica a venire, e dopo mancava solo la bolletta, insomma, non so, fa anche ridere, cioè cerco di certe volte davvero cerco di vederla dal lato, vedo il lato positivo, ecco, anche nelle reazioni nostre, per cui cerchiamo sempre di affrontare quello che ci sta accadendo da 2 anni positivamente, ma non è facile, ma ci proviamo, dai, ci proviamo. E allora ci racconti che cosa avete deciso di mettere in piedi nel vostro locale proprio per cercare di arginare per quanto possibile i costi dell'energia. Sì, l'idea è sicuramente quella, ovvio, prima una strategia difensiva, ecco, non potrà essere quella che risolverà i problemi, ma almeno insomma può in qualche modo calmierarli, cioè cercare di evitarne di ulteriori. Per cui ecco, cercheremo di, da giovedì prossimo, l'inizio, l'abbiamo chiamata Austerity Gem, perché insomma si rifà un po' anche quello che ho passato da piccolino, quando avevo 12 anni, 13 anni, nel 73, che c'era l'austerity, che l'avevamo vissuta attraverso la chiusura, insomma, il risparmio dell'energia, c'erano anche le strade chiuse, le automobili che non andavano alla benzina, per cui provocatoriamente ho usato l'austerity come nome, e Gem perché insomma sarà una chiamata aperta a tutti i musicisti che vogliono suonare e cantare dal vivo, ma senza assolutamente l'utilizzo di strumenti di amplificazione, per cui senza energia, ecco, quindi voce pura, pianoforte, chitarre, percussioni, e poi aggiungeremo anche spegneremo le luci, nel senso avremo luci quasi al minimo, con candele o luci soffuse tanto per vederci, e chiuderemo anche gas e forni, per cui faremo un menù basato tutto su prodotti freschi e non cucinati, insomma non useremo sistemi di cottura, e cercheremo di trasformare questo problema in un'opportunità anche creativa. Tanti musicisti mi hanno chiamato, sono contenti, ci provano, cioè, l'hanno presa come non dico un gioco, ma come un modo per aiutarci, ma anche per fare qualcosa che possa dare un segnale. E da giovedì cercheremo un po' anche di farlo il più possibile in futuro, per cui cercare di risparmiare energia anche nella musica, quindi come l'abbiamo chiamata, lasciare l'energia della musica senza l'energia della bolletta, un po' una provocazione. È un modo per reinventarsi, questi 2 anni abbiamo visto tanti imprenditori, tanti lavoratori reinventarsi, gioco forza, per andare avanti, e anche questo insomma è un modo di rivedere la propria organizzazione, dando anche una proposta diversa. Sì, certamente, la linea insomma nostra, quella del vapore, è sempre stata anche una linea collegata un po' all'ambiente, da tanti anni cerchiamo anche di tutelare l'ambiente attraverso, abbiamo eliminato la plastica, non usiamo più l'acqua in bottiglia, le cannucce, per capirci, cioè da tanto tempo cerchiamo anche di accostare il nostro lavoro a quello dell'ambiente, della tutela dell'ambiente. Anche in questo caso vogliamo vedere come la necessità di risparmiare energia come un aiuto che possiamo dare anche all'ambiente, cioè perché ne abbiamo bisogno tutti quanti un po' anche di tirare un po' i freni, quindi reinventarci in modo più così creativo e meno spendaccione in termini di energia. Ovvio non è facile, ma vogliamo che sia una sfida un po', ecco, così creativa, trasformare, ecco, io lo dico sempre, vizio in virtù, ma davvero in questo caso è vizio in idee creative e possibilmente anche divertenti. Dopo la bolletta dovremo pagarla, perché prima o poi, tanto ci è arrivata, l'abbiamo vista, e fra un mese dovremo anche pagarla, e quindi non so cosa faremo fra un mesetto quando capiterà quella da 2,5. Intanto oggi ho pagato quella da 1,500 ed eravamo a 900, ripeto, per cui
per insomma già 900 per noi era una cifra impegnativa, e quindi passare da 1.500 fra poco a 2.500 pagati non sarà facile, insomma vedremo. Come mia mamma diceva, qualche santo sarà. Sì, beh, sicuramente, ma se dovesse, sicuramente risparmierete con queste soluzioni che avete ideato, ma che cosa potrebbe succedere? Cioè, come si potrebbe riuscire a pagare bollette di questa portata? Si bisognerà tagliare in altri, qualcos'altro probabilmente? Sì, no, per i ristoratori, non solo per noi, ma immagino per tutti i bar e i ristoranti, quello che dovrebbe succedere sarebbe un aumento incredibile dei prezzi. Cioè, se noi scaricassimo sui clienti i prezzi che ci vengono fatti adesso, non solo adesso hanno iniziato con l'energia, ma già i fornitori iniziano a dire dovremmo alzare questo, dovremmo alzare quello, perché dovremmo alzare non del 10 ma del 20, 30, anche 50% i prezzi, il che diventerebbe impossibile, immagino, anzi sicuramente per i nostri clienti. Quindi dovremmo cercare, cioè cercheremo di fare in modo che la gente continui a venire da noi, cercheremo di risparmiare qualcosa, e sinceramente devo essere proprio così, se devo essere dirla in breve, mi aspetto anche degli aiuti, ecco. Gli aiuti di cui parlava prima durante il Covid sono stati davvero piccoli, non dico irrisori, comunque un po' così, hanno aiutato, se non altro nel morale, nei momenti difficili, quando eravamo chiusi, qualcosina è arrivato per pagare le bollette, dicevo, perché almeno quelle le abbiamo pagate con gli story, due o tre bollette, ma dopodiché, insomma, ormai è da più di un anno e mezzo che non ci arriva più niente di aiuto, e quindi spero che il governo faccia qualcosa, insomma, perché è un problema grave, e penso che potrebbe succedere qualcosa, delle chiusure, un effetto domino, perché insomma non penso che la maggior parte dei locali, ristoranti, bar possano permettersi un rincaro di questo tipo, quindi la vedo male se il governo non agirà per aiutarci. Temete anche rincari dal punto di vista delle materie prime? Voi siete un ristorante, tra l'altro ho detto cambieremo anche il menù perché serviremo piatti freddi, anche da questo punto di vista insomma ci sono dei segnali d'allarme proprio sul costo in aumento delle materie prime che finiscono poi sulle nostre tavole. Vabbè, questo è poco ma sicuro, ovviamente non saranno gli aumenti della bolletta del 150, del 30-40%, però insomma in qualche modo ci hanno già preparato l'aumento. Tra l'altro l'inflazione abbiamo visto sta già crescendo in generale, per cui io mi aspetto che i prezzi cresceranno a breve periodo per veramente in modo non facile, tra l'altro colpendo sia l'attività che le famiglie, perché poi io ho anche una famiglia e quindi il colpo è doppio. E insomma non sarà facile reinventarci, ecco, si parlava prima di reinventarsi, ma ci siamo già reinventati tante volte durante il Covid, dopo, e ogni volta diventa un passo in più, è un passo difficile, però beh, noi ci speriamo ancora. La vostra non è una provocazione quella appunto di spegnere le luci, di cambiare menù, di far suonare i musicisti in modo diverso, è proprio una necessità per continuare a sopravvivere, e teme, cosa pensa, come pensa reagiranno i clienti? Ma sicuramente no, sicuramente non lo voglio dire, però l'idea è quella di trasformarla in un aspetto divertente, ecco, creativo. Io non è che per questa volta elimineremo i forni e il gas, ma questo è un esperimento, non è che in futuro non useremo più la cottura. Noi dovremo comunque farlo in qualche modo, come dovremo usare qualche luce, come dovremo utilizzare in qualche modo un po' di energia, un po' di gas. Certamente dobbiamo entrare in un'altra mentalità, cioè dobbiamo pensare diversamente, che in questo senso qua finora ce lo dicevano e basta, adesso ci mettono alla prova, cioè, ma non solo noi come ristoratori, un po' anche le famiglie, un po' tutti quanti dovremmo capire che c'è bisogno di fare un passo diverso, un passo più o meno grande, dipende da quello che si fa nella vita, però un passo indispensabile, insomma, per salvare le nostre tasche prima, ma per salvare un po' anche l'ambiente, perché facciamo finta che non succeda niente, ma adesso proprio in questo momento mentre stiamo parlando col sole splendente qui da me è arrivata una mezza, non so, c'è il vento incredibile che non ho mai visto, per cui non so neanche cosa stia succedendo, sono a casa, però insomma ne vediamo ogni giorno, siamo da 20 giorni col sole, da quasi un mese e non piove, e dopo magari arriva la tromba d'aria, le foreste che vanno a fuoco, i ghiacciai che si sciolgono, cioè non so cosa debba accadere ancora,
per farci capire che abbiamo bisogno di fare qualcosa, di modificare un po' la nostra vita. Quindi il colpo che ho sulla mia attività è un colpo notevole, dovrò risolverlo in qualche modo, spero di risolverlo in modo creativo, anche divertente come mio uso, insomma, con la musica soprattutto, però è un colpo che abbiamo preso tutti, insomma, che dovremmo considerare per il futuro. Non è più possibile, credo, andare avanti così, cioè non è più possibile. Se non vogliamo, se vogliamo salvarci in qualche modo, anche vogliamo salvare l'ambiente, qualcosa dovremmo pur fare, qualche piccolo sacrificio in questo senso. Per cui sicuramente lei ha parlato di ristori, ma sicuramente anche questo dell'energia è un problema che va risolto a livello nazionale, addirittura europeo, se proprio vogliamo dirla tutta. Cioè, poi gli imprenditori si reinventano, c'è la volontà, soprattutto nella nostra regione, di andare avanti in qualsiasi modo, cercando insomma di arrangiarsi, mettiamola così, però possono essere delle soluzioni temporanee, poi nel lungo termine sarà sicuramente necessario un intervento a livello nazionale, a livello politico. Credo proprio di sì. Allora, quello che hanno fatto finora, abbiamo scoperto, insomma, lo sappiamo un po' tutti, è stato aiutare le aziende che ci riforniscono di energia, che sono state aiutate, anche la nostra. Siamo in un regime, in un sistema privato, perché ognuno ha il suo fornitore. Noi abbiamo sentito il nostro fornitore, ha detto che è riuscito a tenere i consumi, i costi ridotti l'anno scorso perché aveva un aiuto dello Stato, e adesso l'aiuto non è arrivato e quindi ha dovuto applicare il prezzo nuovo dell'energia. Quindi finora, e spero che anche successivamente, nei prossimi mesi, il governo aiuterà sia le aziende che ci riforniscono di energia, quindi le aziende private che hanno sostituito l'Enel, e però insomma in qualche modo anche noi abbiamo bisogno di aiuto, nel senso che non è sufficiente, ecco, non è sufficiente a coprire il costo che ci permette di lavorare, perché certe volte io dico, mi fa anche ridere, no? Quando l'ho detto a qualche cliente, io quando apro la porta del locale, la apro, in quel momento ho già 100 euro da pagare solo per averla aperta. Perché se faccio la divisione del costo del giornaliero dell'energia, io spendo circa 100 euro al giorno di energia, per cui provate a immaginare, insomma, certe volte mi conviene tenere chiuso, cioè, fa ridere, però è così, ho una persona che mi chiede i soldi appena entro, non è così divertente e non è facile, insomma, però noi speriamo in qualche aiuto, ecco, penso sia quasi obbligatorio, perché sennò succederà qualcosa, ripeto, l'ho detto anche prima, di importante. Dopo i locali possono chiudere, i bar possono chiudere, magari c'è chi lo compra anche a prezzi stracciati, arrivano società, catene, però in qualche modo potrebbe essere un effetto domino, perché ognuno di noi, ogni bar, ogni ristorante è un piccolo tassello di un sistema economico, cioè ognuno di noi ha delle persone che lavorano. Anch'io ho dei dipendenti che lavorano per me, o dei fornitori, pago le tasse, paghiamo l'IVA, per cui ogni ristoratore, ogni bar è importante per il sistema e quindi per far andare avanti il sistema nel suo complesso. E sarebbe davvero un peccato che ci fosse una crisi, una caduta dei locali, insomma. Ci vuole un aiuto di questo tipo, insomma, di sicuro. Grazie davvero per la sua testimonianza, grazie a Stefano Pesce, ristoratore, naturalmente in bocca al lupo per questa nuova avventura che state per iniziare, grazie, buon lavoro. Grazie, buona giornata, grazie. Grazie a tutti. Grazie a Stefano Pesce, insomma ci si reinventa, si cerca di andare avanti, evitare le chiusure, ma il caro bollette pesa sulle famiglie, pesa sulle aziende, pesa anche sulle attività come quelle dei ristoranti. Torniamo alla cronaca e torniamo alla terribile tragedia di sabato mattina in autostrada all'altezza di Monfalcone in direzione Trieste, ve lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali. Un'auto che ha imboccato, che ha percorso un tratto di autostrada contromano e ha centrato un'auto, l'auto di una donna, una 56enne di origini rumene ma residente a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. L'auto ha preso fuoco e la donna è morta carbonizzata. L'uomo, dopo lo schianto, ha tentato di allontanarsi a piedi, poi è stato bloccato. Ecco, c'è un video shock postato sui social, poi subito che è stato ritirato, che mostra proprio quei minuti, quei pochi minuti
minuti quando l'uomo cerca di scappare e viene poi intercettato dalla polizia. Vediamo questo video davvero scioccante. Una fuga a piedi improbabile, in preda al panico, lungo le corsie del raccordo autostradale di Trieste. Aleš Gomoli aveva appena provocato la morte di Parashiva Utu, per tutti Paola, l'incolpevole automobilista romena di 56 anni, residente a San Biagio di Callalta, finita nella traiettoria della sua folle corsa contromano a 180 all'ora e morta nel rogo del suo stesso veicolo. Il 49enne sloveno è fuggito di corsa dal luogo dell'incidente, poi, quando non ce la faceva più farneticante, ha iniziato a colpire con il pugno destro i finestrini e i portelloni dell'ambulanza che lo stava seguendo, imprecando in preda all'agitazione, quasi a voler scagliarsi contro i sanitari. Poi l'arrivo di corsa di due poliziotti, uno lungo la stessa carreggiata, l'altro, a quanto pare dal video, dallo spazio percorribile tra i due guardrail centrali. Nel video, ripreso con il cellulare da un automobilista postato sul gruppo Facebook 6 di Monfalcone dintorni e poi rimosso, dopo aver fatto però il giro di diverse chat, viene poi immortalato il momento dell'arresto. Due paramedici scesi dall'ambulanza provano a calmarlo, ma invano, mentre Aleš mantiene il pugno alzato in segno di minaccia e continua ad inveire. Quindi, quando l'uomo volta le spalle a uno degli agenti, viene atterrato e poi ammanettato sull'asfalto. Aleš Gomoli è stato poi ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza di Cattinara in stato di fermo. Lo sloveno potrebbe essere addirittura entrato a Sesana nel raccordo autostradale e non a Fernetti, fatto ancora da accertare. Stamani in procura è stato aperto il fascicolo relativo all'incidente. Il PM Matteo Tripani ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto dello sloveno con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Il giudice ha ora 48 ore di tempo per decidere. 10 ragazzi stranieri, tra i quali 7 minorenni, che avevano tentato di introdursi nel territorio italiano clandestinamente, sono stati scoperti dagli agenti della polizia di Venezia all'interno del semirimorchio di un tir. Il fatto, reso noto oggi, è accaduto giovedì scorso. I poliziotti in servizio di controllo sulla circolazione stradale sono stati avvicinati nell'area di Arino Ovest da un camionista straniero allarmato dai rumori provenienti dal semirimorchio del suo autoarticolato che trasportava pneumatici provenienti dalla Romania. Nel vano di carico del mezzo pesante sono stati scoperti 10 ragazzi. Dopo aver provveduto a soccorrerli, sottoponendoli ai controlli sanitari necessari e verificando l'eventuale positività al Covid, i 10 sono stati accompagnati in questura a Venezia per essere rifocillati e per effettuare ulteriori controlli. Sembra che i 10 siano di nazionalità afghana in fuga dal paese. Sette di questi, 7 minorenni, mentre gli altri 3 erano cittadini bangladesi maggiorenni ai quali erano stati sottratti i documenti e pertanto senza requisiti per l'ingresso nel territorio nazionale. E purtroppo dobbiamo raccontarvi anche di un'altra tragedia della strada accaduta in provincia di Padova. A perdere la vita un 17enne che era alla guida dell'auto che il papà gli aveva prestato ma che avrebbe dovuto guidare un suo amico maggiorenne. Ci racconta in diretta la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Aperto anche un fascicolo in procura per far luce sull'incidente che è costato la vita a Pietro Benfatto, 17enne padovano, residente nel quartiere di Mortise, morto nella notte tra sabato e domenica in un tremendo incidente stradale lungo la strada Romea a Legnaro. L'auto guidata dal giovane che aveva 17 anni, quindi non aveva ancora la patente, ha centrato un cordolo a bordo strada e ha praticamente si è impennata e ha fatto un volo di 200 metri sfondando una siepe, una recinzione, planando sul giardino di un'abitazione. Il boato è stato sentito da tanti residenti, uno ci ha proprio raccontato che è stato svegliato da questo boato fortissimo, poi sono arrivati i soccorsi ma per il ragazzo non c'era nulla da fare. La macchina era stata data dal papà, il ragazzo aveva detto che l'avrebbe guidata un suo amico di 20 anni, ma poi a fine serata non si sa per quale motivo il giovane ha voluto provare a mettersi al volante. Gli amici che lo seguivano con le altre auto hanno assistito e sono anche loro testimoni dell'incidente. Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia
stradale e il ragazzo purtroppo era morto sul colpo. Ora ci stanno facendo appunto tutte le indagini, la procura ha disposto sia l'autopsia ma anche eventuali esami tossicologici sul corpo del giovane proprio per capire cosa abbia provocato lo schianto. Secondo alcuni testimoni sembra che comunque le auto viaggiassero a velocità sostenuta. Grazie davvero Valentina. Poi naturalmente tutti gli aggiornamenti questa sera nelle edizioni dei nostri telegiornali. Grazie Valentina Visentin da Padova, buon lavoro. Buon lavoro. Un aggiornamento di cronaca da Rovigo: hanno cercato di far convertire all'ULS il Green Pass stranieri alterando i documenti d'identità, ma sono stati scoperti dai carabinieri di Rovigo che li hanno denunciati. Protagonisti una 32enne moldavo e una 31enne lituana, entrambi residenti a Bologna, che lo scorso gennaio avevano mandato con una mail all'USL 5 Polesana la richiesta di conversione dei certificati in loro possesso, allegando un documento rilasciato dalle autorità sanitarie moldave per così validarli sul territorio italiano. L'US 5 però si è insospettita, ha così avvertito i carabinieri che hanno scoperto che i documenti di identità dei due cittadini stranieri erano stati alterati a partire dall'indicazione del luogo di residenza. Non so se abbiamo in collegamento telefonico Filippo Fois, e allora vado a salutare Maurizio Agosti, meglio conosciuto come Principe Maurice, uno dei protagonisti del prossimo Carnevale di Venezia. Buongiorno, ben ritrovato. Salve a tutti, salve cara. Allora, eccoci qua. Allora, prima di fresco di ritorno da Atene, ma non possiamo dire di più, prima di parlare del Carnevale di Venezia, che dopo la sospensione del 2020, lo stop del 2021, torna quest'anno, finalmente tornano le maschere a Venezia, anche se con modalità diverse, poi ne parleremo Agosti. Io vorrei però fare un accenno al Festival di Sanremo, che si è chiuso sabato con la vittoria di Blanco e Mahmood. Ormai erano insomma vincitori, non poi così tanto a sorpresa, perché sin dall'inizio, dall'apertura, erano come segnati come i vincitori di questa edizione. Io vorrei un suo commento su questo Festival di Sanremo, che in qualche modo, non so se sia d'accordo con me, ha visto sul palco generazioni molto distanti tra loro, perché abbiamo visto da Morandi a Ranieri a Eva Zanicchi con i cantanti emergenti, insomma generazioni diverse che però si sono fuse molto bene su quel palco di Sanremo. È stato estremamente interessante avere questo flashback delle vecchie glorie, che sono sempre straordinarie. Devo dire che Massimo Ranieri comunque anche lui nella rosa dei 10, per cui senz'altro un festival particolare. Sentire anche le tecniche di voce diverse, le sonorità innovative dei gruppi nuovi, a partire proprio da Mahmood e Bianco, che sono veramente particolari e dotatissimi anche a livello tecnico canoro. Elisa, che è una via di mezzo delle generazioni, è stata straordinaria, veramente poteva vincere anche lei, secondo me. Morandi un grande, sto guardando la classifica per bene perché non l'ho seguito più di tanto, ma quello che ho seguito poi mi ha anche molto emozionato. Irama e San Giovanni molto bravi, più Irama direi, secondo me. Emma grande anche lei. La rappresentante di lista nella Rosa dei 10 l'ho capita un po' meno, perché effettivamente quella canzone Ciao Ciao anche col di dietro, insomma, vabbè, poteva esserci, forse l'avrei cantata io volentieri ad Amadeus quando ha cominciato a far ballare il teatro come se fosse una discoteca. Ecco, quella cosa mi ha dato un po' fastidio, ma non per altro, perché è una cosa bellissima, qualcuno l'ha preso come un incentivo a ritornare a ballare, fra poco grazie a Dio ritorneremo, ma a me è sembrato un po' frustrante, ecco, e non il luogo adatto per poi addirittura portare sul palco una sorta di disco inferno, un po' fuori luogo. È stato un festival che secondo me ha voluto accontentare un po' tutti quanti. C'è stato un po' di populismo, di demagogia, non saprei come definirlo, ma devo dire che comunque è stato un bel festival. L'unica che mi ha fatto un po', come si dice, peccà in veneziano è stata Orietta Berti, che sembrava, non so, un carro di Viareggio, visto che siamo a Venezia.
Mi sembra di capire una vena polemica nella sua sottolineatura di questo ballo, come fossimo in discoteca, un teatro Ariston pieno, quando le discoteche, sappiamo insomma lei essere stato più volte portavoce proprio del mondo delle sale da ballo, che sappiamo soffrire tantissimo. Adesso c'è questa data dell'11 febbraio, però con una capienza ridotta, però insomma si potrebbe riaprire, però immagino che per chi è del settore vedere insomma il teatro Ariston pieno sia stato un colpo al cuore. È stato uno schiaffo, credo che avrebbero potuto farne a meno, sinceramente non era così necessario, insomma. Il Festival della Canzone Italiana era sempre stato comunque un qualcosa di anche istituzionale, bello anche per quello, dove seriamente si mettevano in gioco cantanti seri di vario genere, di vario tipo, come è sempre stato fin dagli albori, però per mostrare più che altro la canzone. Poi che sia diventato uno spaccato di società è vero, ma mi fa anche preoccupare, perché se la società di adesso è quella che è apparsa dal Festival di Sanremo, mi fa un po' paura, tranne due interventi in particolare delle conduttrici che ho gradito molto. Ovviamente Drusilla Foer, Gianluca è un amico ed è un personaggio straordinario, interpreta questo personaggio travestì in maniera estremamente naturale, estremamente bella e soprattutto pregna, intelligente e interessante. E devo dire che mi è piaciuta anche Sabrina Ferilli nella sua spontaneità, nel fatto di dire non voglio stare a portare problemi o polemiche o messaggi particolari, ma semplicemente il mio essere nostrana, italiana, quello che sono, va bene anche quello, è un messaggio secondo me estremamente positivo anche quello. Quindi da questo punto di vista mi è piaciuto, forse si è cavalcata un po' troppo l'onda del politically correct, questo e quell'altro, tranne che nei confronti delle discoteche ovviamente, non sono stati affatto politically correct, ma per il resto devo dire che in generale il festival mi è piaciuto, è piaciuto anche diciamo l'eleganza che si è dimostrata, insomma è veramente uno spaccato di quello che succede in tutti i sensi nella società italiana e nella cultura italiana. C'è molta confusione, quindi alcuni lati sono, a mio avviso e per il mio gusto, estremamente interessanti e belli da vedere, da sentire e da portare dentro, altri, ripeto, avrei fatto meno. Però tutto un po' un circo, dai. E allora archiviamo il Festival di Sanremo, però le chiedo qual è lo stato d'animo dei gestori delle discoteche in questa fase? Sappiamo che date di riaperture ce ne sono state in questi due anni tante, poi purtroppo non si sono verificate. Adesso sembra davvero che la data dell'11 febbraio sia quella giusta per la riapertura, ma come si vive, come si sta vivendo nel mondo dei locali da ballo questa situazione? Francesca, lei che è molto intelligente e sottile ha dato proprio quella leggera intonazione interrogativa, giusta? È proprio perfetto il fatto di dire sì, ci aprono, però poi ci aprono all'improvviso, ci chiudono altrettanto all'improvviso. Io sinceramente ho perso fiducia nel sistema, sto semplicemente valutando che a tutti gli effetti il discorso pandemia sta andando a trovare una sua strada per diventare un'endemia e per diciamo rassegnarci a convivere con questo virus che pare depotenziato, anche se bisogna sempre stare molto attenti e su questo non ci piove. Io stesso sono stato positivo per un periodo, quindi l'ho vissuto sulla mia pelle, anche se quasi asintomatico, il disagio c'è comunque, il disagio fisico e anche psicologico, un dettaglio che non è stato considerato e nel quale l'apertura definitiva dei locali potrebbe veramente dare una mano alle persone a ritornare a una sorta di normalità e soprattutto a trovare quegli spazi fisici e mentali dove finalmente lasciarsi andare dopo tensioni di ogni genere, problemi di ogni genere. Quindi io mi auguro che sia l'apertura definitiva, ancora però ripeto, finché non lo vedo con i miei occhi e soprattutto non dura per un periodo necessario per poter programmare qualcosa interessante. Voi sapete che io collaboro con Giannino Venerandi all'Odissea, che è il locale diciamo più importante a mio avviso per quel che mi riguarda del territorio, e facciamo fatica ad avere una visione di programmazione, e questo è un disagio per noi direttori artistici, imprenditori e anche per gli artisti stessi,
perché li ingaggi, poi dopo si deve chiudere. Dobbiamo riaprire in fretta, li chiami, non sanno se sono disponibili. È veramente molto complicato, sa? Però speriamo di sì. Io non ho mai perso l'ottimismo. L'unica cosa che mi ha fatto un po' arrabbiare, questa che sembrava un po' una presa per in giro del Festival di Sanremo. Ecco, per il resto ci siamo, ci siamo. Ho parlato anche col presidente Pasca, anche lui ha detto ma sì, dai, cosa vuoi, aspettiamo di riaprire, cerchiamo di andare avanti, siamo stati pazienti, abbiamo da farci forse perdonare delle colpe del passato per cui c'è questo atteggiamento un po' cattivo. Io sinceramente non credo, perché i locali che ho frequentato io, anche quelli più di tendenza, hanno sempre poi avuto un occhio di riguardo al sociale, alla prevenzione, eccetera. Quindi, insomma, non piangiamoci addosso perché ci fanno piangere addosso. Io credo che siamo veramente in Italia molto bravi a fare quello che facciamo, sotto tutti i punti di vista, e che ci meritiamo di essere rilanciati per bene e, come sentivo prima, il signore riguardo le attività, anche un po' aiutati, perché questo settore è stato ed è tuttora veramente massacrato, è massacrato. Agosti, le chiedo di pazientare un attimo, devo aprire un'altra parentesi di cronaca dal veneziano e poi sicuramente parleremo anche del Carnevale di Venezia. Siamo bravi a fare le cose, siamo bravi a fare il Carnevale di Venezia, ci mancherebbe. Allora vado a Venezia proprio in collegamento telefonico con il nostro Filippo Fois. Tante le notizie oggi per la redazione veneziana, a partire dalla cronaca, perché c'è stato, abbiamo parlato prima di un'escalation di situazioni sulle strade della nostra regione. Ebbene, proprio ieri c'è stato questo automobilista sotto gli effetti dell'alcol, poi ci dirà meglio Filippo, che ha percorso 30 km di A4 fino a quando è stato bloccato contromano e fino a quando è stato bloccato all'altezza di Portogruaro dalle forze dell'ordine. Ma c'è anche tanta altra cronaca. Buongiorno Filippo. Buongiorno Francesca e buongiorno ai nostri telespettatori. Effettivamente hai detto bene, si è trattato di una tragedia sfiorata, perché 30 chilometri contromano in autostrada senza che avvengano conseguenze anche molto gravi sono obiettivamente un miracolo, anche se fortunatamente, come potrete immaginare, è avvenuto in un'ora in cui non c'era particolarmente traffico, eravamo attorno alle 2. La persona che si trovava al volante è un giovane di 33 anni di nazionalità serba, residente a Silea. Con la sua automobile ha percorso contromano il tratto di autostrada che si trova tra Fratta, siamo quindi a Pozzata di Portogruaro, e lo svincolo di Cessata. In quel momento poi è stato fermato dagli agenti della polizia stradale, l'hanno sottoposto al test alcometrico, che ha trovato un tasso di 4 volte superiore rispetto al limite. Non è l'unica notizia di cronaca che arriva oggi dalle autostrade nel veneziano, perché la polizia ha anche rintracciato 10 ragazzi clandestini che erano nascosti nel semirimorchio di un tir che si trovava nell'area di servizio sempre dell'autostrada A4 a Rino Ovest. Ecco, la polizia qui è intervenuta su segnalazione di un altro autotrasportatore che aveva sentito dei rumori provenienti da questo semirimorchio. Si tratta di un auto articolato straniero che trasportava pneumatici dalla Romania. Al suo interno c'erano 10 giovani, poi dagli accertamenti è emerso che si trattava di 7 minorenni di nazionalità afghana e 3 cittadini bengalesi. Questi maggiorenni gli erano stati sottratti i documenti, per cui si trovavano anche loro in stato di clandestinità. Hanno raccontato di essere partiti da diverso tempo dai paesi di origine, di aver transitato attraverso il Medio Oriente, poi sono arrivati in Europa in Romania, dove erano rimasti per alcuni mesi in attesa di poter raggiungere parenti e amici in diverse nazioni dell'Europa occidentale. E poi una giornata, o perlomeno sono delle giornate, delle ore molto vivaci a Venezia anche dal punto di vista politico. Ci sono state diverse manifestazioni ieri, una a Mestre in particolare, perché il comune avrebbe intenzione, attraverso un protocollo, di cedere delle aree che gli erano state date dal demanio nel 2012. C'è un protocollo che dovrebbe essere siglato con il Ministero della Cultura e con il Ministero della Difesa. I cittadini veneziani chiedono invece che il Comune trattenga la proprietà di quest'area dell'Arsenale, che ricordiamo è un sesto, sono 47 ettari, un sesto della superficie di Venezia, e
si appronti un serio piano di rilancio socio-economico della città proprio attraverso dei progetti su un'area che è considerata giustamente strategica. L'altra manifestazione invece si è svolta a Mestre, qui invece siamo a Rio Cimetto, dove c'è un progetto di viabilità che andrebbe ad intaccare un'area verde della città, una delle poche rimaste, peraltro, per cui si chiede anche qui un cambio ai progetti di viabilità. E ricordiamoci anche che questa mattina c'è stato uno sciopero di un'ora degli asili nido comunali. Lo sciopero è durato dalle 7:30 alle 8:30, non era intenzione dei sindacati, l'avevamo già raccontato, creare disagi all'utenza, sia ai bambini che ai genitori, per cui è stata più che altro un'azione dimostrativa. Qui c'è un braccio di ferro che va avanti da parecchio tempo tra comune e sindacati, soprattutto sull'organico degli asili nido comunali, che sarebbe assolutamente insufficiente secondo i sindacati, soprattutto in un periodo di pandemia. Grazie, grazie davvero a Filippo Fois, un riassunto di quelle che sono le notizie principali oggi dal Veneziano e che ritroveremo poi nell'edizione serale del nostro telegiornale a partire dalle 19. Grazie Filippo Fois, buon lavoro. Grazie a te, buongiorno. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi torniamo con Maurizio Agosti, il principe Maurice, per parlare del Carnevale di Venezia che prenderà il via il 12 di febbraio. Prima però le previsioni meteo, a tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana sarà né più né meno identica alla situazione che viviamo ormai da settimane. Tempo stabile, dunque, grazie all'alta pressione e grave siccità sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto lunedì 7 febbraio condizioni buone, sarà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui settori dolomitici, in particolare su quelli più settentrionali, annuvolamenti irregolari con neve anche abbondante in quota sulle creste di confine. Ventoso con forti raffiche da nord in montagna, nelle valli e sulla pedemontana, a tratti anche in pianura. Vediamo le temperature che saranno in aumento, minime comprese tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 9 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo locali addensamenti in mattinata, a seguire tanto sole con cielo un po' più limpido. Temperature minime tra lo 0 e 4 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, ampio soleggiamento anche in questo caso su tutti i settori, nevicate copiose sui confini alpini. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento su Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Diretta, abbiamo in collegamento Maurizio Agosti, meglio conosciuto come il principe Maurice, grande protagonista del Carnevale di Venezia. Abbiamo detto prima, Agosti, un carnevale che è stato sospeso nel 2020 perché eravamo all'inizio di questa poi lunghissima pandemia. L'anno scorso sono state cancellate tutte le manifestazioni perché la situazione non lo permetteva, la situazione sanitaria non lo permetteva. Quest'anno finalmente torna il Carnevale di Venezia con un programma diverso, non vedremo più gli eventi in Piazza San Marco che richiamavano tanta folla proprio per evitare gli assembramenti, ma sarà un carnevale diffuso all'insegna di un motto, Remember the Future, che si rifà ad una frase di Salvador Dalí. Sì, io, a parte il fatto che Salvador Dalí è uno dei miei pittori preferiti in assoluto, quando il direttore artistico Massimo Checchetto mi aveva fatto una leggera soffiata qualche tempo fa, perché è stato tutto abbastanza misterioso, anche per via che non si sapeva effettivamente se si poteva fare o meno, tutto dipendeva dall'andamento pandemico, no? Quindi quando mi ha detto, guarda, ti do un solo indizio, più di tutto mi ricordo il futuro. È una cosa straordinaria che è estremamente nelle corde del carnevale, che è un immaginarium, tant'è che il tema
dei galà ufficiali del Carnevale di Venezia al Casinò di Venezia, che è il Palazzo Cave Andraminca Lergi, quest'anno curato da Antonia Sauter, quindi la garanzia della creatrice del Ballo del Doge, per avere sicuramente un prodotto di grande eccellenza, è proprio quello Venezia Immaginarium. Quindi una Venezia che sollecita talmente l'immaginazione, anche quando ci sei dentro di persona, da farti vivere quello che potrebbe essere, quindi da farti vivere un futuro che poi ti ricordi. Quindi questa frase di Salvador Dalí non è poi così assurda, anche se lui era un po' eccentrico. E, è molto bella l'idea di fare una cosa diffusa per non creare assembramenti, di dare spazio a tutti, di dare la possibilità alle maschere, ce ne sono tante e quest'anno ritornano anche dall'estero, grazie al cielo, visto la normativa un pochino più di accessibilità alla nostra nazione dall'estero. Per cui sarà veramente tutta un grande teatro. Piazza San Marco rinuncia al suo palco importante, però avrà un'installazione che darà modo alle maschere di potersi far vedere in remoto, registrare e poi giudicare da una giuria per poter comunque partecipare, anche se non con la solita con il solito format, che tra l'altro curavo molto volentieri io, però mi pare che sia stato trovato veramente un grande equilibrio. Io non posso che ringraziare ovviamente il direttore artistico, ma anche e soprattutto Vela, perché veramente c'è un lavoro dietro a quello che vediamo, che è importantissimo e delicatissimo, perché Vela, emanazione anche del comune, se non ha partecipata, in collaborazione con le forze dell'ordine, deve poi organizzare in maniera proprio concreta tutto in modo che possa essere fatto nel miglior modo possibile, e dal punto di vista dell'immagine artistico, ma e soprattutto dal punto di vista in questo momento della salute, di conservare questo obiettivo che stiamo cercando di raggiungere, di essere liberi completamente. Quindi è una libertà vigilata, chiamiamola così, ma è bella, è qualcosa comunque già di gradevole. L'anno scorso avevamo fatto il carnevale in, sui social, non mi viene la parola in questo momento, avevamo delle dirette social, ed erano funzionate. È stato un modo, secondo me, anche quello molto intelligente, in un momento in cui non si poteva far niente, di mantenere vivo l'interesse intorno al carnevale, tant'è che quest'anno ci saranno comunque delle dirette social, per cui in anteprima si racconterà qualcosa in diretta. La diretta sarà su tutti i social del carnevale ufficiali e credo su Tele Venezia, e poi durante la serata invece svolgerò il ruolo di maestro di cerimonie delle feste a palazzo. Nel frattempo si svolgeranno i vari spettacoli diffusi nei vari campi. Io parlo della città antica, però anche sulla terraferma ci sono parecchie cose interessanti, tra le quali una ci tengo in particolare, la mostra dei costumi della mitica Molinatti, che è mancata recentemente e che ha lasciato un'eredità di visionaria e surreale, veramente, di costumi che rappresentano in maniera tridimensionale, li indossava lei stessa, dei quadri famosi. Quindi ci sono tante tante iniziative dal punto di vista proprio ludico, il concorso delle maschere per i bambini, quello per gli adulti, la città che vive tutta come se fosse un grande teatro, dal punto di vista mondano, che comunque è sempre anche culturale, con questo ballo che dal 19 al 1 marzo sarà al Cave Andraminca Lergi, quindi Venezia Immaginarium, e poi anche dal punto di vista virtuale, perché in questo modo riusciamo ad arrivare in tutto il mondo contemporaneamente in diretta a raccontare il nostro bel carnevale. Quindi diciamo che la formula di alcuni momenti sui social, che l'anno scorso era stata fatta per forza perché non ci si poteva trovare, potrebbe essere comunque riproposto, che quando poi si tornerà al carnevale a tutti gli effetti potrebbe essere comunque un modo per avvicinare al carnevale di Venezia chi non può esserci fisicamente, ma che vuole comunque godersi l'atmosfera delle maschere e del carnevale veneziano. Senz'altro, era già nell'aria l'anno scorso quando è finito il carnevale, perché il successo era stato veramente soddisfacente. E ci sarà Linda Pani, che è una ex Maria, l'ultima, la penultima Maria eletta prima della pandemia, proprio subito prima della pandemia, bravissima, già si era rivelata una ottima conduttrice durante le dirette dell'anno scorso, e io. E adesso devo ancora capire quale sarà esattamente il format, avrà
l'apparenza di una diretta, e lo sarà in effetti, una diretta televisiva, a volte anche addirittura telecronaca, andando magari io o lei come inviati speciali in luoghi dove succedono cose particolari, ed è secondo me una cosa che potrebbe diventare tradizionale anch'essa, cioè continuare nel tempo, perché abbiamo visto che finalmente persone dall'Australia, dall'America, Stati Uniti, America Latina, eccetera, da tutte le parti del mondo sostanzialmente, riuscivano a collegarsi e a godere con noi della bellezza del nostro carnevale. Quest'anno ancora di più, perché ne parleremo mentre si svolge realmente, non soltanto così in maniera astratta. Quindi un carnevale che riparte con una formula diversa, ma comunque anche in questo caso un ritorno, un progressivo ritorno alla normalità. L'appuntamento è dal 12 febbraio fino al 1 marzo a Venezia. Esattamente. Devo dire che questa formula ci è voluto un po', ero anche un po' ansioso perché non si riusciva a capire effettivamente cosa si faceva, come, dove, ma alla fine il risultato è veramente entusiasmante anche per me, e veramente ringrazio tutti gli organizzatori di avermi voluto ancora. Io metto a disposizione la mia esperienza e il mio amore per questo evento straordinario. Lo aspetto tutto l'anno, il carnevale. Per me il carnevale è il momento mio. Quindi, e allora lo godrò tantissimo con tutti voi, spero. Assolutamente, l'appuntamento è dal 12 febbraio per godersi finalmente di nuovo il carnevale di Venezia. Grazie, grazie a Maurizio Agosti, e naturalmente buon lavoro per questo carnevale, per i tanti progetti in piedi. Noi siamo in chiusura, vi ricordo velocemente il sondaggio che vi abbiamo proposto. Vi chiediamo di rispondere a questo quesito: eliminare il Green Pass, se siete d'accordo il numero è lo 0422 1626 691, se invece ritenete che sia da mantenere in vigore il Green Pass il numero è lo 0422 1626 690. L'esito questa sera nel corso di Ring, che torna puntuale dalle 21:15. Ospiti il presidente della provincia di Padova Fabio Bui, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega, e poi Francesco Peghin, candidato sindaco a Padova, e Alain Fragasso, il papà di Jessica, una delle due cugine, delle due giovanissime cugine che hanno perso la vita nel tremendo schianto in A28. È davvero tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.